Ok, Sì, in qualcun diretta. altro deve ancora arrivare, starà finendo di mangiare, quindi però da noi intanto cominciamo. Ok. In diretta. Ok. Allora. Stasera vediamo di Marco, completare il discorso. attenzione, attenzione, ecco, a questo torcio, sennò sempre fuscio sotto se non parli. Allora, stasera continuiamo il discorso che avevamo detto la scorsa volta, ora cerchiamo di fare il punto della situazione su quello che avevamo detto. E poi andiamo avanti con la questione della pianificazione di un volo. Ricapitolando, così ripartiamo un po' da un punto, vediamo di andare un po' avanti. L'altra volta stavamo parlando del peso di un aereo. E a grandi linee, senza entrare ora nuovamente troppo nel merito, vi ricordate, era composto dal peso dell'aereo in sé, ma il peso materiale dell'aereo, cioè quindi tutto quello che lo compone, quindi la sua massa, più si aggiungevano tutte le questioni operative, tutte le masse operative, quindi tutto quello che serve per farlo funzionare, ad eccezione del carburante, dei passeggeri, del carico e di eventuali altre, cose, quindi tutto quello che serve per farlo. Per renderlo operativo, operativamente volabile. Poi c'è il peso dei passeggeri, delle merci e insomma di queste voci, il peso del carburante. E chiaramente poi nelle varie voci sono distribuite voci come per esempio il peso dell'equipaggio, piuttosto che dei fluidi non utilizzabili, quindi tutto, insomma, ognuna di queste cose poi penso ci sia una registrazione della passata serata, sì. Penso Penso su sia facilmente YouTube. recuperabile. Penso su YouTube. Ok, perfetto. Quindi stasera, diciamo, appurato questo, ricapitoliamo un attimo il discorso del carburante. Allora, abbiamo detto che il carburante che si imbarca prima di partire, perché chiaramente abbiamo il grosso problema in aereo che non possiamo fermarci a mezz'aria per fare carburante nel caso in cui ci accorgessimo che, insomma, non è sufficiente, per cui è necessario chiaramente pianificare il carburante. La pianificazione ha un doppio scopo. Il primo e il più importante è quello chiaramente di evitare di rimanere senza carburante. Quindi noi pianifichiamo in modo tale da avere sufficiente carburante per tutte le operazioni che noi possiamo prevedere, più anche per quelle che possiamo anche, insomma, che siano più imponderabili. Nel senso, il detour, per esempio, è un alternato, un holding, più di un holding, quindi tutto quello che non può essere pianificato a priori, nel senso che non possiamo sapere se noi verremo messi in attesa una volta arrivati all'aeroporto di destinazione, magari possiamo sapere se il meteo non sarà proprio favorevole, quindi magari decidere di imbarcare un po' più di carburante, come extra fuel, proprio per stare ancora più larghi insomma, come carburante. Poi stasera sarò. L'altra volta forse sono stato un po' troppo tecnico e mi rendo conto che magari è anche un po' noioso, per cui stasera la farò un po' più semplice la cosa. Quindi abbiamo anche il carburante che ci serve per rullare, quindi per passare dal nostro dock, dalla nostra piazzola dove siamo fermi, fino alla pista. Taxi Quindi, fuel. esatto, il taxi fuel, tutto il carburante. User joined your Sempre nel taxi channel. fuel che ci serve per tenere in funzione eventuali generatori, cioè il generatore ausiliario, l'APU, se è previsto utilizzarlo, User in your e channel tutti timed questi out. carburanti sono riportati nel manuale di volo. Quindi voi avete, sicuramente lo avrete anche voi per i prodotti un po' più costosi, poi correggetemi se sbaglio, avrete un manuale dove ci sono delle tabelle, in realtà non si prende fisicamente il manuale cartaceo, ci sono dei software generalmente che riportano, inserendo le condizioni, carburante prevedibile. Però, per quanto riguarda voi, per la simulazione, può essere interessante come esercizio anche utilizzare le tabelle, perché vi abituo anche al modo di operare che generalmente si utilizza in aviazione. Quindi ci sono delle tabelle che magari. Potremmo anche vedere insieme se riesco a reperire una. No, non stasera, certamente, però se riesco a reperire una di queste tabelle, possiamo vederle insieme di qualche aereo simulato fatto come si deve.
Quindi, carburante, il secondo motivo per cui noi pianifichiamo il carburante, perché uno può dire, vabbè, allora, il mio aereo consuma, che so, 2000 kg di carburante per ora volo, devo fare un'ora di volo, faccio il pieno, così sto tranquillo, imbarco 20.000 kg di carburante, così 10 ore di volo ce le ho sicure. E in realtà no, non si può fare questo, perché dovete far conto, e questa è una Please stima re-enter indicativa, the channel. è... Dipende molto dall'aereo, però dovete far conto che per ogni tonnellata di carburante imbarcato, per ogni tonnellata in generale di peso aggiunto all'aereo, su una tratta di un'ora, ripeto, è un dato molto indicativo, dovete calcolare il 4-5% in più di carburante per trasportare quel peso. Ora non so se Stefano mi può confermare se il numero è verosimile anche su altre tipologie di aerei, però chiaramente User stiamo in the parlando channel di medio timed raggio in out. questo caso. Quindi su 1000 kg di più imbarcati dovete prevedere un 40 kg di carburante in più. Quindi all'incirca la percentuale è quella. Ora, 4, 5, 6, 3, dipende molto dall'aereo, però per darvi un numero. Quindi non possiamo portarci, che so, 15 tonnellate in più di carburante per due motivi. Uno, non è economico in quanto quel carburante non ci serve e non ci serve nella misura in cui chiaramente ci fa consumare di più, proprio, cioè ci serve del carburante per portare il carburante. E in più, non dimenticatevi che tutto quello che io metto in aereo come User peso, entered your channel. quindi, che vi devo dire, mettiamo il carburante, ecco, per fare un esempio, User comunque was mi può moved to your channel. limitare poi successivamente il peso che io posso imbarcare in aereo, la massa che io posso imbarcare in aereo, passeggeri, merci, cose di questo tipo. Quindi è duplice la questione. Uno, non è economicamente conveniente. E due, mi limita eventualmente anche nel caricare roba. Può essere che, per esempio, io dovendo fare il pieno, quindi avendo, facciamo un esempio, 15.000 kg in più di carburante a bordo, 15.000 kg in più di massa a bordo, che non mi servono a niente, anche escludendo il problema di dover imbarcare ulteriore carburante per portare questo peso aggiuntivo, io non posso caricare 15.000 kg di merce che magari mi fruttano. Non posso trasportare, è un caso estremo, 15.000 kg di, no, un materiale che mi può servire trasportare da un aeroporto verso un altro per la compagnia stessa, non so, un pezzo di ricambio per un aereo, sto esagerando. Insomma, noi dobbiamo pianificare bene. Una volta pianificato il carburante, capito quanto ce ne serve, chiaramente poi ci sono le fuel policy, tutte quelle, come chiamarle, diciamo, direttive, normative e di compagnia, perché poi ci sono entrambe le cose, cui noi ci dobbiamo chiaramente preoccupare. Normalmente questa cosa non è fatta direttamente dall'equipaggio, cioè questa operazione non è fatta direttamente dall'equipaggio. Di solito si riceve un dispaccio prima della partenza in cui c'è un'indicazione di massima, chiaramente è onere del comandante verificare che le cose che ci siano scritte siano coerenti ed eventualmente anche prendere delle decisioni in merito, cioè non è che se il dispaccio sul dispaccio noi troviamo che so, per la tratta 2000 kg di carburante e dobbiamo fare 4 ore di volo, hanno noi ok, 2000 kg di carburante va benissimo, perché tanto me l'ha detto il dispaccio, no. Assolutamente no, bisogna verificare l'accuratezza delle informazioni e anche prevedere, se necessario, anche di caricare o scaricare l'aereo di carburante, merci, persone. Di solito non si fa, però comunque è un vostro dovere da comandanti. Quindi, capito quanto carburante ci serve e capito bene quanto carburante ci serve. Chiaramente, qui entriamo un po' più nel pratico. Voi che aerei volate di solito? Giusto per capire, cioè stiamo parlando di aerei molto grandi, molto piccoli. Beh, direi il 737 è un po' più Ah, sputtanato, diciamo. 737, medio 80, L'M di 80. 320, dai, più o meno. 717 al massimo. Ok, quindi sono tutti medio raggio, diciamo.
All'incirca. Così, insomma, parliamo di qualcosa di concreto, ecco, per la premessa che facevo all'inizio. Oh, sì, Allora, super giù. che cosa, da quello che ho potuto capire, vedere e sentire un po' anche a Vicenza, per rendermi conto un po', anche rinfrescare un po' la memoria, perché facevo simulazione, ma un sacco di tempo fa e comunque non a livello a cui la fate voi, ecco. Quindi, vediamo di entrare un po' nel pratico quanto riguarda la simulazione. Contrariamente alla realtà, siete voi che dovete postare nel simulatore quanto carburante portarvi a bordo, quante persone portarvi a bordo, quanta merce portarvi a bordo. E come fareste? Allora, se avete il manuale, chiaramente immaginiamo che questo lo vedremo la prossima volta, poi sul manuale, casomai. Però immaginiamo di aver tirato fuori un numero, no? Per la nostra tratta, dobbiamo imbarcare, che so, 5.000 kg di carburante, tra taxi, trip, alternate, contingenza, insomma, tutto quanto, 5.000 kg. Adesso, questi 5.000 kg, soprattutto il trip fuel, a cosa sono riferiti? Cioè, ve lo siete mai chiesto? Nel senso, se io per esempio dessi di volare in generale a una velocità elevatissima, o piuttosto di volare a una velocità bassissima, o a una velocità media, è evidente che i consumi sono diversi. Sì. Contrariamente alla macchina, però, andare troppo piano può essere controproducente. Mi spiego. Vi ricordate, 2 volte fa abbiamo parlato delle forze che agiscono sull'aereo? E è bene che voi sappiate questa, insomma, non è un'ovvietà, cioè non è direttamente ovvia, se fate un parallelo con altri mezzi di trasporto. Però, bene che voi sappiate questo. Un aereo che va piano, a bassa velocità, più propriamente, ha un tipo di resistenza che noi abbiamo detto chiamarsi, cioè una resistenza notevole, notevolmente più alta del volo più veloce, che è la resistenza indotta. Questa resistenza indotta è causata dal fatto che la differenza di pressione che si ha sul dorso e sul ventre dell'ala in qualche modo cerca di bilanciarsi, e il risultato è la formazione di vortici all'estremità delle ali che cercano di ribilanciare questa differenza di pressione tra su e giù. Il punto è che questi vortici, per costituzione, immaginiamo, ecco, abbiamo la lavagna, possiamo farlo. Sì, lo stavo dicendo io, ma stai scrivendo sulla lavagna perché non vedo niente, ecco. No, non eccoci, eccomi, ecco. Allora, adesso forse è più visibile. Ditemi se si vede. Allora, noi abbiamo una pressione più alta. Più alta non significa che è più alta dell'ambiente, più alta giù che su, questo significa. E questa differenza di pressione vorrebbe in qualche maniera fare questo, ma c'è l'ala di mezzo, e Scusate un quindi. attimo, scusami Pasquale se ti Sì. interrompo, ma chi è che scrive su TS? Io ti No, mando. volevano il link della lavagna, gliel'ho rinviato, scusate. Ok. Dicevo, questa differenza di pressione è proprio la portanza, quindi è quella che tira poi sull'aereo, per buona parte questo fenomeno qui. Però vedete, qui c'è la fusoliera, chiaramente, quindi la pressione non può fare questo, perché chiaramente essendoci la fusoliera, questo è proibito. Però può fare questo. Vedete? Questo fatto, lo notate subito, crea un vortice. Fa così. E se notate il verso del vortice, cioè la rotazione del vortice, questo vale per un'ala e simmetricamente anche sull'altra, cerca di abbassare l'ala. Vedete, urta la superficie superiore e cerca appunto di, cioè, riduce effettivamente la portanza. Questa riduzione della portanza più aumenta anche la resistenza, perché io per aumentare per questo deficit di portanza che ho qui, questi meno portanza che ho User qui, was moved to devo your mettere il channel. muso ancora più su, quindi aumentare l'angolo di attacco, l'angolo di incidenza dell'ala.
Questo aumento dell'angolo di attacco determina che l'ala, innanzitutto, se prima volava così, questo è il profilo laterale, ora vola così, scusate la forma, e quindi si trova molto più esposta all'aria rispetto a questa forma qui. Quindi aumenta la resistenza, l'attrito vero e proprio, la resistenza di forma che il profilo ha, e di più, aumentando la differenza di pressione, questo fenomeno si ingigantisce ancora di più. Questa resistenza, che è la resistenza indotta, tanto più andiamo piano, tanto più è vistosa ed evidente e dà fastidio. Tanto che in atterraggio, forse se ci avete fatto caso qualche volta, se l'aria è particolarmente umida, dalla tip dell'ala o da dove c'è la separazione fra i flap e l'ala, si sviluppa come una striscia di vapore, che altro non è che l'umidità che condensa nel vortice a causa della più bassa pressione. Quindi, per le leggi fisiche, noi abbiamo che l'umidità condensa a temperature più basse se la pressione è diminuita. E quindi si sviluppa questa scia, questa trail, questa proprio scia appunto bianca, che è dovuta che evidenzia questo fenomeno. Allora, di qui il discorso. Noi, se andiamo lenti, risparmiamo carburante, ovviamente? La risposta è no. Se andiamo troppo lenti, non risparmiamo assolutamente carburante, semmai ne consumiamo di più. E il discorso è che esiste una velocità dove, anzi no, prima di questo chiaramente parliamo del contrario. Quindi se andiamo piano abbiamo la resistenza indotta molto forte. Se andiamo veloce, chiaramente vi ricordo che R è uguale a un mezzo rho, ora vi spiego che cos'è, V quadro, ok, così, per C e per S. Che cos'è questa formula? Non vi fate spaventare mai dai numeri, perché i numeri sono significativi di qualcosa. Questa è la formula della resistenza, se non ho zompato niente. Mezzo rho V SCD, sì. Praticamente dice che la resistenza dovuta all'impatto dell'aria, parliamoci chiaro, con le varie superfici, è uguale a un mezzo, metà, della densità dell'aria, questo rho è la densità dell'aria, moltiplicato per il valore di velocità al quadrato, quindi la velocità, questa velocità è una TAS, un attimo che... È una true airspeed, quindi è la vostra velocità rispetto alle particelle dell'aria, non è la velocità che leggete sull'anemometro, è quella che se volate il 737 trovate in alto a sinistra dell'ND, di Navigation Display, quindi la trovate lì in alto, TAS piccolino. Sì, TAS, una chiamata TAS sarebbe, sì. E poi c'è la GS a sinistra che è la ground speed, quindi la TAS è rispetto alle particelle di aria attorno all'aereo. La ground speed è rispetto al terreno, perché se voi state viaggiando in una corrente, quindi in un vento, chiaramente in base a da dove viene il vento, la vostra ground speed sarà diversa dalla TAS. Quindi la TAS al quadrato, questo quadrato ci servirà, per la superficie esposta all'aria, per il CD, che è il coefficiente di resistenza di Stapper Drag. Quindi che cosa significa questa formula? Che se la densità dell'aria sale, la resistenza sale, cioè se l'aria è più densa, facciamo un parallelo semplice. Immaginate di avere un'ala nell'aria e avere un'ala nell'acqua. Insomma, sapete bene dove la resistenza è maggiore. Chiaramente nell'acqua, dove la densità è molto maggiore, avremo una densità maggiore, canso volontariamente la velocità per ora, se la superficie esposta all'aria è tanto, è tanta. Immaginate il muso di un camion e immaginate il muso di un proiettile. C'è una resistenza notevole per il camion, chiaramente. Il coefficiente di resistenza, vi risparmio di che cosa si tratta, è qualcosa che ha a che vedere con la forma del profilo che stiamo considerando ed altre cose, però diciamo che questo è un valore fisso. Condizioni, ecco, io ora mi rischio di incartare. Diciamo che è fisso se le condizioni, soprattutto di assetto, eccetera, non cambiano. Immaginiamo che sia un dato fisso per il nostro volo. Bene, la velocità. La velocità va al quadrato.
Che significa? Se io vado, la mia TAS è 100, per esempio, questo implica una resistenza di numericamente, no, di 5, no? Ma se la mia TAS raddoppia e il resto non cambia, parità di altre condizioni, la mia resistenza non è 10, no, no, ma è 25. Perché? No, al scusatemi. Quadrato. Cosa ho scritto? Ho scritto una sciocchezza. Se la velocità raddoppia, quadruplica, pardon, no, non è la resistenza, va al quadrato, va per 4 volte la resistenza. Quindi significa che se noi viaggiavamo a 100 nodi, TAS, avevamo una resistenza di 5, ora che viaggiamo a 200, la nostra resistenza è 4 volte superiore, quindi è molto maggiore. Allora il punto qual è? Andiamo piano e ci becchiamo l'indotta, o andiamo veloce e ci becchiamo la resistenza, questa pura, diciamo, questa di forma? Beh, esiste un punto fra le due che chiama minimum drag, ovvero minima resistenza, ma che voi potete tranquillamente ribattezzare punto di minor consumo, quasi, quasi. Perché? Esistendo sempre queste due forme di resistenza, oltre a tutte le altre, noi non è che ci possiamo far tanto. Abbiamo la resistenza indotta da un lato, abbiamo la resistenza, diciamo, quella di forma, dall'altra, e ce l'abbiamo comunque tutte e due. Attenzione, non è che la resistenza indotta ad altre velocità non c'è, è che è molto bassa, come per esempio la resistenza di forma è molto bassa a basse velocità. Ci sono sempre tutte e due. Tanto che esiste un grafico, e qui ora forse mi conviene cancellare un po', è un grafico che mette in relazione, potremmo chiamarlo, un attimo che devo cancellare un po' di cose, questo grafico è fatto così, che mette in relazione la velocità con la resistenza. E questo grafico fa così. Ora, questo punto è il punto di minor resistenza. Ovviamente, qui abbiamo R e qui abbiamo la nostra TAS. Ok. Che succede? Che esisterà una velocità, una e una soltanto, questa. Non so, ogni aereo ce l'ha, e solo ogni aereo ce l'ha, ogni configurazione di quell'aereo ce l'ha, e qui arriviamo al punto, per cui la resistenza è la più bassa possibile. La più bassa possibile. Però, immaginiamo che questa velocità sia 260 nodi. Voglio essere generoso. Vuol dire che se noi il nostro aereo lo facciamo volare a 260 nodi, lui ha la minima resistenza possibile, vorrà dire che consumerà il meno possibile, per lo più. Ripeto, oggi voglio fare un discorso molto semplice, quindi voglio parlare chiaramente e nella maniera più semplice possibile. Adesso, se io volassi a questa velocità, 300 nodi, beh, a questa velocità io consumerei troppo, però andrei più veloce. Se volassi a questa velocità, io consumerei troppo e andrei pure più lento. Quindi va da sé che il settore che ci importa a noi, per essere conveniente, è questo al massimo. Di questo a sinistra non ce ne frega niente, perché non solo consumiamo di più, ma abbiamo anche che andiamo più lenti. Adesso vi voglio portare a riflettere. Io vorrei che lo scopo di queste lezioni non sia tanto mettersi al simulatore e diciamo fare tutto uguale alla realtà, ma sia anche comprendere, andare un po' oltre questo e cercare di capire effettivamente qualcosa che poi vi serva, cioè serva a voi a dire ah, ecco perché si fa così, e quindi a prendere voi anche delle strategie, perché il bello del simulatore, poi parliamoci chiaro, è anche sperimentare, poter vedere, insomma, capire meglio i fenomeni, soprattutto se l'aereo è simulato bene. Quindi io vi voglio portare a questo. Vi sto spiegando un po' quello che poi un po' si studia al PPL, ma soprattutto alla TPL,
modo tale che, insomma, non ho la pretesa di essere un istruttore perché non lo sono, ma possa esservi di aiuto nella comprensione di quello che state facendo. Allora, ragioniamoci un attimo. Noi dobbiamo andare, che so, non so, faccio scegliere la tratta a qualcuno di voi. Dai, immaginiamo una tratta con un 737, un Airbus 320, decidete una tratta. Dai, facciamo la più usata. Un Bari Roma. O Facciamo un Bari Barilinate. Roma. Barilinate. Barilinate? Barilinate. Ok. Va da sé che sarà operato dall'Italia. Ovvio. Quindi in questo Il ci costo potrebbe in più. aiutare qualcuno che nel nome c'ha anche il nome dell'aereo. Ci sta ascoltando? Credo di sì. Sta ascoltando. Allora, dobbiamo fare questa tratta, no? Ok, e qui vi porto al discorso che volevo arrivare. Il nostro Bari Linate si fa nella bellezza di 65 primi. Quindi ci mettiamo un'ora e 5 minuti. Dai, fatemi la domanda giusta. Qual 65 minuti. è la domanda giusta a questo punto? C'è una domanda giusta che dovreste farmi adesso, dopo che io ho detto che il Bari Milano si fa in 65 minuti. Non sempre, cioè. Perché? Dipende dalla quota? Per Dipende dalla quota. via del meteo? Iniziamo a scrivere tutto quello che dite di giusto. Dipende dalla quota, dipende dal meteo. Cosa del meteo? La velocità del vento. Vento, e anche da un'altra cosa del meteo. User was moved to your channel. Poniamo che a Linate ci sia la nebbia. Diciamo Umidità? anche da un'altra cosa. Diciamo globalmente fenomeni. Fenomeni. Ok, quindi che significa fenomeni? Se piove così tanto da ridurmi la visibilità sotto le minime, io non posso atterrare a Linate in quel momento. Magari aspetto che spiova e aspetterò in holding. Chiaramente il volo non durerà 65 primi. Questo è Giusto. chiaro, no? No, è giusto. È giusto. Qualcos'altro? Cos'altro? Ad esempio il peso dell'aereo in base al carico di passeggeri piuttosto che un cargo, piuttosto che, vabbè, in questo caso l'Italia l'esempio è passeggeri. Ok. Diciamo il peso. Lo mettiamo però con un trattino e poi capiremo il perché. Però non mi avete ancora detto una cosa che sarebbe stato La logico. domanda Esatto, giusta. la velocità di crociera. Ok. C'è un'altra cosa, la più importante forse. Ti aiuto? Se ci dovessi andare con il Cessna 182, ci metterei 65 primi? Assolutamente no, il tipo di aereo, Esatto. Tipo di aereo. Allora, tutti questi fattori che abbiamo elencato possono determinare una variazione sensibile di tratta. quella durata. Allora, iniziamo a togliere un po' di cose. Tipo di aereo, non ci frega niente, diciamo che va da sé che quella velocità è realizzata con un Airbus, un Boeing, quindi chiaramente non me ne sto andando col Cesnino a 100 nodi quando va bene, sto andando con un aereo a 400-500 nodi di ground. Quindi togliamo questo. La velocità di crociera. Ma la velocità di crociera, siamo d'accordo? Anzi, facciamo un discorso ancora peggio. La quota. Perché la quota determina la velocità? Perché poi di quello parliamo, della velocità di percorrenza di questa tratta. La densità dell'aria. La densità dell'aria è uno. C'è un'altra cosa importante. Altre due cose molto importanti. Vi ci porto io. Non mi viene nulla. Quando voi Anche salite, salite a me. La alla pressione. stessa velocità Anche anemometrica di quando siete in crociera? O salite più piano? saliamo più Vi piano. spiego. La vostra velocità di salita, la IAS, o il Mach number in base alla quota, è la stessa di quando vi livellate?
o è maggiore, no, minore? È minore. Sale man mano che si sale. Cioè il Mach number. No, la IAS diminuisce il Mach number, man mano no, che si sale di per sé. Allora, voi inizialmente salite a IAS costante, voglio, a parte le velocità, le riduzioni di velocità per eventuali noise abatement o i 250 nodi sotto i 10.000 piedi. Diciamo che tutto sommato si sale a una velocità IAS costante fino a una certa quota, dove poi si passa al... ora non si sente più. Si passa al Mach number. Mi sentite? Ora sì. È sparito un attimo. Ok, dicevo, voi salite a IAS costante però fino a quando non arrivate a più o meno 27.000 piedi, il che poi vi porta a passare al Mach number per altri fenomeni. Però voi salite a IAS costante. Questa IAS è più bassa della velocità di crociera, giusto? O è paragonabile? Però è più in giù che in su, no? Cioè, non è che voi salite a 280 nodi e poi livellate e andate a 270. Generalmente è un po' il contrario. No, generalmente sì. In effetti si sale una IAS leggermente più bassa, poi in crociera, poi in crociera sì. O si mantiene più o meno lì. Perfetto. E siete d'accordo che se dovete arrivare a 39.000 piedi, la salita durerà di più rispetto a se dovete salire a 30.000 piedi? Sì, d'accordo. E quindi la quota fa cambiare il tempo di percorrenza anche per questo, e soprattutto per questo, perché la vostra velocità mentre state salendo, la vostra TAS, la vostra ground speed, diciamo togliamo il vento per ora, comunque più salite e più aumenta, perché la densità dell'aria diminuisce e quindi la vostra TAS aumenta se andate a IAS costante. Non solo, ma se voi state salendo con una IAS inferiore rispetto alla crociera, voi tutto il tempo che state salendo state andando più piano e quindi ci mettete più tempo. Ecco perché c'è sempre un compromesso, un'altezza ottimale da raggiungere, che dipende sostanzialmente dalla vostra massa, dalla distanza che dovete percorrere e dal vento che trovate a quella quota. Cioè, se io a 39.000 piedi c'ho un vento 100 nodi a favore e a 30.000 piedi ce ne ho 50 a sfavore, beh, allora pazienza, salirò a 39.000 piedi e mi farò spingere dal vento. Quindi, la quota è essenziale. La quota può far variare notevolmente questo esatto, la durata del volo. E quindi la quota la possiamo togliere. Il vento, ne abbiamo parlato. Se abbiamo vento a favore, chiaramente quella tratta durerà di meno, se abbiamo vento contro durerà di più. Il meteo, se non dobbiamo orbitare e atterriamo subito, diciamo che andiamo belli dritti per dritti e atterreremo senza troppi indugi, e quindi la tratta durerà tanto. Se invece dovremo orbitare, beh, ogni orbita togliete 4, 5, 6 minuti, in base a quello che è, e quindi durerà di più. La velocità di crociera. Qui ci arriviamo. Diciamo il peso, dai, così ce lo diamo. Se io peso troppo, potrei non raggiungere la quota che io desidero raggiungere per via del meteo, per via del vento, per via di tutto quello che voglio. Se peso troppo, arriverò a un certo punto che inizierà a non essere più economico salire. Perché questa salita si protrarrà per troppo tempo se io peso troppo. Non che sono fuori, attenzione, non è che io debba essere fuori dall'inviluppo di volo, cioè fuori dal peso massimo consentito. Cioè, se peso più di quello che devo, io salendo, chiaramente, ho una velocità variometrica più bassa, cioè il mio variometro sarà più basso. Ed essendo più basso, ci metterò più tempo, e torniamo al problema di prima. Più tempo in salita, più tempo col motore tutto avanti, più tempo con... per raggiungere questa quota una velocità e più tempo a una velocità più bassa. La velocità di crociera. Arriviamo su, diciamo che la salita ce la siamo lasciata alle spalle, i nostri motori passano da CLB, dal profilo di salita o dal profilo di salita con riduzione di spinta, alla nostra crociera, CRZ Cruise, e finalmente i motori vanno indietro, iniziano a consumare un po' di meno e noi ci portiamo alla nostra bella velocità di crociera. Ma questa velocità di crociera, intendo, la nostra indicata, non parliamo di Mach number adesso, parliamo di indicata,
Qual è? Siamo nella parte del grafico verso la croce rossa, siamo verso la croce gialla o siamo sulla croce verde? Perché questo fa cambiare parecchio la percorrenza della nostra tratta. E vi dirò di più. Se il nostro motore, e qui il remo, penso che, diciamo, comprenderà meglio di chiunque altro, diciamo, fuori dal settore del trasporto aereo, perché questo vale per tutto quanto. Se io devo percorrere una tratta di 65 minuti e questa tratta la percorro in 80, questa tratta mi costa di più. Perché? Uno, i motori girano e mentre girano le ore prima della prossima manutenzione, girano. Quindi io dovrò fare manutenzione prima, nel senso io sempre dopo 1000 ore, per esempio, dovrò fare manutenzione. Ma in 1000 ore, se vado a 100, faccio, che vi devo dire? Faccio 100 voli. Se vado a 120, io ne faccio 120 di voli. Se vado ad 80, io ne faccio 80 di voli. Quindi più lento vado e meno voli posso fare prima della successiva manutenzione. Leggete tra le righe, meno voli uguale meno soldi. Quindi questa velocità con la croce verde, per quanto più conveniente a livello economico di carburante, può essere sconveniente per la manutenzione, perché il mio aereo sarà per più tempo in volo, i motori saranno per più tempo in funzione, tutta una serie di problematiche che mi portano a un esborso di soldi e prendo meno soldi perché imbarco meno persone per ciclo di manutenzione. Non so se mi comprendete. Sì. Secondo, queste ore si pagano, costano. Se non ti costano di dipendenti, ti costano di qualcos'altro sicuramente. Ti costano anche cattiva pubblicità. Se immaginate, portiamo il caso all'estremo, una compagnia che fa il nostro barilinate in un'ora e un'altra che ce ne mette un'ora e tre quarti. Beh, i clienti iniziano a dire: senti, devo spendere là, devo spendere là. Più o meno la cifra è simile, magari costa un po' di meno. Ma Pago un po' di più. Sì, la mia domanda dimmi. è chi è che si fa il calcolo? Perché se lo fanno i calcoli le persone, cioè, ma io sono uno di quelli che si fa il calcolo, però magari chi è che delle persone si fa il calcolo e dice: ma vabbè, a sto punto viaggio con Alitalia e non con Ryanair, perché Alitalia ci mette di meno di Ryanair. Faccio per dire, indicativamente. Vuoi una risposta? Il manager che parte da Bari alle 6 e 10 della mattina vuole stare a Roma o a Milano in punto in aeroporto e uscire col suo bel trolley alle 7 e mezza, massimo 8. Se io arrivo alle 8, 8 e mezza, fino a quando quello prende il taxi e se ne va al centro della città o prende il mezzo pubblico e se ne va al centro della città, la sua riunione è bella che è iniziata. E lui invece di Ryanair prende l'Alitalia. E Ecco la risposta. qua ci siamo capiti, ok. Noi che ci andiamo, facciamo un caso, ci mettiamo tutti noi come stiamo mo, ci andiamo a fare la vacanza a Linate, non ce ne frega niente, ma c'è chi vive sul tempo e magari non ha preso il treno perché l'aereo arriva prima. No, Quindi. magari, no, su questo sì, è chiaro Pasquale, nel senso che ultimamente sono andato a Bergamo e il volo del ritorno ci ha fatto bel un'ora di ritardo. E vedevo Vabbè. comunque che, sì, no, vedevo che comunque le persone erano sempre là. Però io non so se si può dire, però lo devo dire per forza, e mi dovete scusare. Però voglio dire, le persone continuano a prendere, diciamo, una certa compagnia e vogliono questo ritardo. Cioè, non so se mi sono espresso. Vabbè, ok, ma chi prende Ryanair alla fine? Perché stiamo parlando di Di Ryanair. Ryanair, sì. Chi prende Ryanair? Non si fa troppi problemi ad attendere o a lamentarsi, comunque finisce lì. Diciamo che è già chi prende Ryanair non si deve aspettare, si deve aspettare, o meglio, diciamo il tutto quanto ritardo, bla bla bla. Sì, praticamente è come se te lo stessero vendendo. Nel pacchetto sotto in basso c'è scritto 3 ore di ritardo incluso. Esatto. E Sì, sì, alla sì, sì. fine è No, così. vabbè, ma allora, tralasciate il ritardo. Non stiamo parlando del ritardo che è un evento sporadico, che ne so.
l'aereo è partito tardi e quindi arriva tardi a prenderti e ti porta ancora più tardi all'aeroporto di destinazione. Io Io parlo proprio di andare piano. se mi posso permettere con questo ti giro i saluti di Dario Castellucci, il staff ATC. Di qualche giorno fa partiva per l'Islanda e gli hanno rimandato il volo di 24 ore per un problema. Non so che tipo di contrattempo abbia avuto quest'aereo a motore, non so che cosa gli hanno trovato, e lo hanno rimandato il giorno dopo. Tra l'altro, aggiungo che mi ha detto di dirti che il 757 fa cagare. Parole sue. Non ricordo adesso il nome della compagnia, l'ha detto, ma non lo ricordo. Magari forse gli altri ragazzi se lo ricordano. Iceland Air. Vabbè, faccio per dire. No, comunque il discorso non riguarda il ritardo causato da eventi esterni, per capirci, cioè noi stiamo parlando di andare proprio più piano per risparmiare carburante. Quindi, se io invece di andare a 2,80 vado a 2,60 e un po' di ritardo me lo prendo. È il 10%, quasi il 10% della velocità, eh? Quindi ci metterò il 10% in più di tempo. Non è detto che sia sempre conveniente. Ma di più, immaginate che, ecco, facciamo il caso che avete posto voi. Un aereo. Allora, il nostro Alitalia, prima di venirci a prendere da Bari, è partito da Fiumicino. E sapete che è successo? Il nostro volo da Fiumicino è partito con ben 30 minuti di ritardo. Anzi, facciamo che è partito con un'ora e mezza di ritardo. Wow. Arriva a Bari, i passeggeri sono così infuriati che fanno perdere ulteriori 10 minuti nello sbarco perché si incazzano con tutti, assistenti di volo, piloti, personale di terra, distruggono tutto. Insomma, furiosi. Questo aereo si trova su un volo nazionale con 2 ore di ritardo. Praticamente. Ma voi lo sapete che ci sono le compensazioni? Cioè, il passeggero che è in ritardo ha diritto a una compensazione. E questa compensazione dipende da quanto ha fatto tardi l'aereo. Chiaramente è sull'orario di arrivo. Oh no, un attimo. La compensazione è sull'orario di arrivo, sì. Quindi, ecco, se no non quadrava il mio discorso. Questa compensazione sull'orario di arrivo significa che poi voi, che avete già 2 ore di ritardo, se atterrate un minuto dopo, cioè 2 ore e un minuto di ritardo, voi dovete sganciare 250 euro a passeggero. Di default, dovete dargli assistenza. E se quello ha perso un volo, un connection flight, un volo in coincidenza per qualche altra parte, a questo qua gli dovete pure pagare l'albergo per la sera. Perché Ma questo è magari il connection iscritto nella flight. politica dell'aerolinea, Pasquale? Sì, poi dipende, ci sono scaglioni. No, 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 questa cosa che vi sto dicendo non è nella politica della compagnia, questo è un regolamento, anzi ora ve lo prendo, vi dico pure di che si tratta, un attimo solo, Non è se mi una date. normativa europea, Esatto, è una una normativa roba del europea, genere. ora vi dico esattamente qual è. Allora, un attimo che ci arrivo. Quindi Io io per piuttosto questo. che andare a 2,60 penso proprio che andrò un po' più veloce, fregandomi del carburante e cercando di non dover dare questi soldi alle persone. Cioè, vedete quante variabili rientrano in questo calcolo? Cioè, non è così. Io prendo, metto la velocità che mi propone l'FMC con il cost index e via. Semmai devo riadattarla anche a tutte queste condizioni. Comunque, la regolamentazione è la regolamentazione EU 261 del 2004, se vi può interessare. E Ok. vi dico che sono tre tipologie di voli, sono praticamente voli di tipo 1 sono con meno distanze minori di 1500 km. Voli di tipo 2 sono voli europei più grandi di 1500 km o tutti i voli non, anche non sul territorio europeo che sono maggiori di 1500 km o minori di 3500 km. Poi c'è il tipo 3 che sono voli fuori dai confini europei maggiori di 3500 km. Beh, sappiate che se nel tipo 1 fai 2 ore di ritardo o più, se nel tipo 3, 2 fai 3 ore di ritardo, se nel tipo 3 fai più di 4 ore di ritardo, significa che tu devi sganciare 250, 400 o 600 euro a passeggero, più tutti
tutta l'assistenza che devi dargli in aeroporto, più il rerouting, refounding vari che poi sono diretti dai passeggeri. Allora, io che significa? Io sono in volo, ho le mie 2 ore di ritardo, pur di non pagare questi soldi, io un po' più veloce ci vado. Indipendentemente dalla velocità che ti consiglia. Certo, sì. Perché assai che risparmierai di carburante, lo pagherai tutto in compensazione. Quindi da una parte e l'altra, comunque sia. Esatto. Ti conviene bilanciare. Tutti questi calcoli, ripeto sempre il mio intento, è quello di darvi un quadro generale e fare in modo che voi possiate avere contezza di quello che succede poi. Ci sono mille variabili. Non sto nel settore aeronautico, come spesso mi racconti, sono un semplice appassionato, quindi non mi intendo tutte quante questi regolamenti, queste cose, via dicendo. Ma per il lavoro che faccio, che tu sai, più o meno il meccanismo del, diciamo, dei manager che portano avanti un'azienda non è che cambia. Sì, immagino. Remo, mi sa che ti abbiamo perso. Non risparmio di carburante, ma la domanda... Mi senti? Sì, ora sì. Sentite? Ok, la domanda però è un'altra. Sì. È vero pure che, come dicevi prima, in ogni caso andare più veloce riduce i tempi in cui l'aereo deve fare manutenzione, e tenere fermo un aereo in manutenzione ha comunque un tempo e quindi un periodo che l'aereo non vola. Anche quello viene calcolato? Assolutamente sì. E anche quanto mi costa la manutenzione viene calcolata. Cioè, se io ho un'azienda di manutenzione che mi costa tot, molto di più, io quella manutenzione cercherò di portarla più avanti possibile. Nel senso che cercherò di risparmiare, perché so che poi la manutenzione mi costa tanto più del carburante che risparmio. E quindi, insomma, delle due l'una. Poi ogni compagnia c'ha persone apposite che studiano questo, ci sono dei bias che servono per verificare che un aereo magari che consuma un po' di più dell'altro abbia, insomma, degli indici di correzione. Ci sono notevoli controlli che vengono fatti in questo caso, ma d'altronde è normale, cioè stiamo parlando di cifre grosse poi a fine anno, quindi c'è tutta un'infrastruttura che si muove in questa direzione. E quando voi andate a mettere il cost index nell'FMC, perché penso che lo mettiate il cost index, allora voi vi dovreste porre la domanda: se immaginate che Remo paghi il carburante a fine anno per tutti voi? No, Remo lo paga ad ogni viaggio. Diciamo che, ecco, Remo, allora, perché Remo non lo mette a zero quel cost index, in modo tale che voi voliate alla minimum drag sempre? Quindi voi consumiate praticamente una miseria. La risposta è che Remo sa che se voi volate piano, i passeggeri potrebbero non scegliere più la vostra compagnia. 2. La manutenzione sarà feroce, perché io farò meno voli, quindi avrò meno entrate, ma la manutenzione mi aspetta sempre a 1000 ore, per esempio. E poi tutte le componenti si usurano. Allora viene un'altra domanda: perché Remo non vi dice di mettere 200 al cost index? Perché Remo deve pagare il carburante. E quindi c'è un altro grafico che c'è sui manuali. Un piccolo dettaglio: a differenza della realtà, nella simulazione che tanti dei nostri piloti spesso si scordano e partono sempre con il pieno, è che mentre sull'aereo, se fai il pieno il giorno dopo il carburante è rimasto, nella simulazione no, quando riaccendi, esatto. Io l'ho comunque pagato quel carburante. Remo, devo, diciamo, interrompere un attimo, perché il nuovo, ora vado simulazione parlando, scusami se devi un po' il discorso, però devo rispondere a questa cosa. Remo, la PMDG ha praticamente fatto un nuovo add-on che è proprio di questo di cui vogliono simulare. Di quando tu finisci di simulare, ok? Cioè tu vieni valutato anche come pilota, nel senso che come hai lasciato l'aereo, come per esempio se io faccio barilinate oggi e oggi ho messo 5.000 kg nel mio aereo e ho consumato 3.800 ed è rimasto, diciamo, 1.200,
io, l'aereo che andrò a prendere o la persona che andrà a prendere, tutto questo è in simulazione, ragazzi, vi invito a vedere il nuovo progetto della PMDG, si chiama Global Operations, una cosa allucinante. Tu troverai l'aereo con 1200 kg, con i tasti che lui non ha, cioè se lui ha seguito le checklist, se non ha seguito le checklist, se magari non ha spento la batteria la troverà scaricata, quant'altro. Sì, è una cosa troppo immersiva. L'ha fatta la PMDG, la sta facendo la PMDG, praticamente ci sono voluto Oddio, tipo 10 anni. nel momento in cui sarà pronto sarà un'ottima cosa, ma ripeto, Ma proprio a livello sarebbe di PIL, al utilissima. momento io lo pago ad ogni volo. No, sì, lo so, ma questa sarebbe utilissima per tutte le compagnie aeree virtuali, se Sì, non ho capito ma male. soprattutto per noi, perché io mi ritrovo a validare dei pirate che mi fanno la tratta, non lo so, Pescara a Roma e mi mettono, boh, 20.000 kg E se me lo di carburante. Cioè, che permettete, sindaco? poi quando finisce la lezione, Galera proprio. per non togliere più tempo a Pasquale, vi linko diciamo, il link di tutta questa ambaradan perché è una cosa vera, è un progetto Sì, allucinante. poi passalo anche a me, Doni, che Sì, gli do un'occhiata, che comunque è proviamo a la contattarli. PMDG che praticamente ha fatto questo Global Operation, è una cosa veramente Ottimo. allucinante. Dopo lo vediamo, grazie mille. Vai, Pasquale, scusa l'interruzione. Eh no, è appropriata questa cosa, perché ripeto, dobbiamo anche poi far conto che voi fate simulazione, quindi anche questo come si sposa poi con tutto il resto. Sì, cerchiamo appunto di farla, cerchiamo almeno di farla nel miglior modo possibile e tenendo conto anche di questo, dei costi di un aereo, di una compagnia e tutto Quindi diciamo Remo avrebbe, se fosse stato nella realtà, come inizio d'altronde a fare anche nella simulazione, avrebbe delegato qualcuno per fare questi calcoli, cioè se la manutenzione ci costa tot, qual è il cost index più conveniente per noi, per le nostre operazioni, per quel L'abbiamo volo? fatto, infatti per il nostro magari sarà sbagliato, io me la prenderò con lo staff e 23. Madò! 23! Sì. Interessante. È bello alto. Pasquale, scusami, io ho diciamo un dubbio proprio di quelli proprio allucinanti sul cost index. Cioè io veramente il cost index lo metto, ma ho capito di cosa si tratta. Ma vedi tu, per esempio, Remo ti ha detto 23 e tu hai detto alto. Per me alto sarebbe 100, però non Allora no, aspettate, qui vi voglio dire una cosa. Ma non so Stefano se ci può dire il suo, ma sappiate che su Ryan è 6. Mo' fate voi, eh. Sì, vabbè, sei su Ryanair dei miserabili proprio. È 6 e vi sto parlando del Bari Bergamo, eh. Non vi sto Io parlando. ho saputo anche da alcuni, ma non so quanto sia vero, che addirittura Ryanair lo cambia anche nel volo il cost index, magari ne usa uno per il decollo, un altro per la velocità di crociera. Non so se sia una notizia vera. Ma. Scusatemi per l'interruzione, ma se potete dare una piccola idea del cost index. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, che cos'è il cost Grazie. index? No, ma ci mancherebbe, siamo qui proprio per questo. Allora, questo bellissimo grafico posso cancellare oppure mi sposto su. Ci sono Io non problemi se mi so. sposto su? Aspetta un attimo, perché io ho difficoltà di vedere. O devi allargare la lavagna, Pasquale, perché velocità lo leggo a metà. E io siccome sto Zoom un tra. po' indietro. Esatto, Puoi zoomare con lo scroll. siccome sto trasmettendo in diretta. Ah, ok, scusami, No, ignorante vai io. tranquillo. Ok, a posto, scusa. Allora, ve la faccio proprio semplice semplice cos'è sta storia del cost index. Praticamente è un indice, quindi non è un qualcosa che cioè quel numero non ha una grandezza, non è tipo chilogrammi o joule o quello che volete voi. È un indice, quindi ha poi una ripercussione nei sistemi, ma non ce ne, insomma, non ce ne importa niente su che cos'è quel numero, che valore ha, cioè veramente non importa niente a chi pilota, ma forse solo a chi l'ha pensato importa. Allora, se io questo cost index può andare per esempio da 0 a 200, no? Se io metto 0, sto dicendo all'aereo vola nella maniera più economica possibile, cioè
vedi tu come devi fare, scegliti le tue velocità di salita, crociera e discesa, scegliti tu tutto quello che vuoi di questi parametri, sono sempre le velocità che cambiano, però tu mi devi garantire che consumerai il meno possibile, consigliami una quota più bassa, più alta, quello che è, basta che il... sostanzialmente si fa sulle velocità e ripeto, basta che mi fai consumare il meno possibile. E il computer dice, ah sì? Così è? Allora vai, 260 nodi nel nostro esempio, mettiti alla minimum drag, alla velocità di minima resistenza, e vedi che consumerai il meno possibile. Arriverai dopo 3 anni, però consumerai il meno possibile. Posso farti una domanda io in merito a questo? Sì. In quanto io comunque ancora non ho fatto il type del 737, quindi non conosco bene tutto il meccanismo e la programmazione dell'FMC. Sì. Quanto e come ha a che vedere questo comunque con quel parametro che si seleziona per il take-off sul climb, tipo climb 1 o climb 2? Ah, un attimo, alt. Quella, non confondere, ecco, e questo l'avevo pensato mentre avevo iniziato e va detto. Non confondete il settaggio di motori, la spinta praticamente, il derate, esatto, derate, con il cost index. Perché il settaggio di potenza massima che i motori possono erogare è un conto, ed è, che so, take off, climb, climb 1, climb 2, cruise, descend, descend non c'è, doga, take off, go around, quindi continuous, quelli sono settaggi di spinta, cioè semplicemente l'FMC dice con questi parametri ambientali il motore deve girare con l'N1 a questa percentuale e erogherà il massimo della spinta, poi magari sì, gli mettete un derate, ma questo non ha niente a che vedere col cost index, cioè voi decollate e decollate con la potenza al massimo consentito per quelle condizioni atmosferiche che sono calcolate dall'FMC, che so, N1 al 96%, vai, decolli, 1500, passi in climb, quando passi in climb il motore passa al 93%, che ne so, sto ipotizzando, se non avete messo derate, ma non è che se voi mettete un cost index più alto il motore va al 94-95%, no, quella è impostazione di potenza. Questa è la domanda infatti che ti chiedevo quanto influisse, perché non lo sapevo, ok, perfetto. Ecco, quindi voi quella impostazione di potenza che avete inserito, o meglio, che vi è stata proposta, è quella IR e quella E. Il cost index invece, cioè, allora, io ho il motore, immaginate, al 93% in salita. Col motore al 93% in salita, se devo mantenere i 240 nodi, sto ipotizzando, il mio aereo, va da sé, ma è facile capire questa cosa, se devo mantenere 240 nodi, il mio aereo salirà tantissimo, perché andrà piano rispetto al suolo, e con tutta quella spinta si esprimerà in velocità variometrica, ok? Quindi si esprimerà in salita, io salirò come un pazzo, velocissimo di variometro, ma pianissimo sul suolo. Quindi io magari decollo da Bari e da 2.5 e al Topno, che sta giusto per chi dovesse conoscere la zona, sta 30 miglia più avanti, e io arrivo al Topno che sto già alla quota di crociera. Ma ci ho messo 20 minuti, dove io dopo 20 minuti potevo già stare a Sipro, al Vortano, che ne so, potevo già stare molto più avanti. Quindi cost index fa cambiare la velocità dell'anemometro e questo determina una velocità variometrica differente. Mi spiego, scusate se sto usando i termini in questo modo. Se io vado con una velocità elevatissima, quella che leggo sull'anemometro, quindi quella a sinistra dell'indicatore d'assetto, se io vado con un'altissima velocità di quella, io salgo piano. Cioè, rispetto alla traccia che io disegno a terra, io salgo molto più piano, cioè si dice che appiattisco la salita, mi spiego. Muso giù? No, non pensate a questo discorso. Ah, se okay. Questa in blu... Ok, se questa in blu è la mia velocità a terra, questo è un caso e questo è un altro, no? E i motori
sono la freccia che ora disegno in rosso, spingono sempre questo. Ok. Lo vedete che il risultato è un po' diverso, no? Certo. Quindi io devo scegliere. Che cosa voglio dalla vita mia? Cioè, voglio una salita più piatta, quindi vado velocissimo e quindi arrivo sul punto, però non riesco a salire. Magari arrivo, salgo così piano rispetto alla percorrenza del terreno, sul terreno, che io arrivo a un certo punto che sto salendo e devo già iniziare a scendere. Oppure posso scegliere di andare pianissimo, molto piano, come il caso a destra, salirò come una scheggia rispetto al terreno, però non mi sarò mosso di un millimetro. E allora qui il cost index. Cost index fa una comparazione anche su questo. La resistenza sì, però io mi devo pure muovere. E se io per fare una tratta ci metto un'ora, con cost index basso ci metto, o con un dato cost index per risparmiare ci metto 1 ora e 20, e non so se ci risparmio. Capito? Sì. Perché ricordatevi sempre che la salita, veramente a quanto ho visto fare qualcuno, non si fa col VS attaccato, con la vertical speed nel pilota automatico o comunque seguendo una vertical speed. Si fa motore avanti, target speed, quindi velocità, che so, 270, e mantengo la velocità. Il variometro viene di conseguenza. Non è che io metto 2000 piedi a salire e la speed fa quello che vuole. No, no, io metto la potenza tutta avanti per salire. E poi l'aereo salirà più o meno in base a quello che può, per il suo peso, per la densità dell'aria e per tante altre cose. Quindi, non confondete la spinta vera e propria dell'aereo con la velocità determinata dal cost index. Per cui, cost index basso, zero, consumo il meno possibile, poi sa l'aereo quello che deve fare, le speed che mantenere per volare in maniera molto economica. Metto 200, l'aereo andrà come una scheggia. Però mi consumerà l'accidenti carburante. Quindi la compagnia ha una fuel policy e poi decide, insomma, no, voglio un cost index di 6 perché mi puzza la manutenzione e quindi voglio ricavare quanto più posso dal carburante, oppure metto un cost index di 100 che ho i sovvenzionamenti allo Stato. E non sto facendo polemica, assolutamente, anche perché sicuramente non è vero, però sto ipotizzando una cosa del genere, e quindi posso spendere e spandere quanto voglio, ma è una scelta della compagnia alla fine. Voi volate con 23, ok, è legittimo, cioè il vostro cost index è quello, anche se questa è una cosa molto di compagnia, cioè io non so dove potreste reperire materiale per capire qual è il miglior cost index, perché alla fine questa cosa si fa crociando quanto costa la manutenzione, quanto quella tratta è remunerativa a livello di passeggeri, quanto ho gangia io di spendere, insomma tante cose, tantissime cose. Quindi vedete un cost index, semmai valutate provando a volare con vari cost index la stessa tratta nelle stesse, tanto simulatore che ci vuole mettersi nelle stesse condizioni meteo, e vedete quanto ci impiega, mettete un forfait di manutenzione e provate a fare così un tentativo, e sarebbe molto interessante da fare questa cosa. Poi verrà fuori un cost index, ma è così che si fa, e non pensiate che sia tanto diverso dalla realtà. In realtà c'è un consulente, probabilmente mandato da Boeing o Airbus, che spiega anche attraverso carte eccetera eccetera, dice: senti, secondo me dovresti fare così o con lì. Quindi ora c'è un altro punto, l'altra domanda, quindi spero di aver spiegato che cos'è. Quindi il cost index fa variare le velocità anemometriche, quindi le velocità che voi leggete sull'anemometro a sinistra dell'indicatore d'assetto. Attraverso la modifica delle velocità anemometriche io ottengo anche una modifica delle performance di salita, di discesa, di crociera del mio aereo. Ok? Quindi per chi mi chiedeva prima, grazie per questo dubbio.
Ti ringrazio No, davvero. ma ci mancherebbe. Juans mi sa che chiedeva. Spero di aver spiegato il concetto. Ora. Sì, Ok, grazie, sì. tutto chiaro? Sì. Perfetto, perfetto. Allora, ora avete già qualche elemento in più, quindi cost index determina quanto vi costa il volo. Vai, d'altronde si chiama cost index, sarebbero stati scemi a chiamarlo in un altro modo. Abbiamo parlato del derate. Il derate, un altro mito sul derate. Non è che se voi mettete il derate consumate di meno, anzi, la salita vi dura per più tempo e quindi state per più tempo col motore avanti. Il derate semmai serve per le procedure di noise abatement, cioè per le procedure dove sulle cartine soprattutto lo trovate riportato, ci sono degli aeroporti nel mondo dove la città a 2 cm di distanza dalla fence dell'aeroporto, dal recinto dell'aeroporto, vi costringe a decollare in certe fasce orarie soprattutto, ma anche tutta la giornata, con il motore un po' più giù, perché sennò le persone alla lunga diventano pazze e un giorno escono col fucile di casa e iniziano a sparare in aria. Storia vera, poi Stavo per vi dico dove e chiederti come, però è successo. proprio questo, infatti. Quindi il No, derate vabbè, aspetta, non serve. ci credo che questa cosa storia vera, Vabbè, tu sei di Rutigliano, giusto? Bravissimo. Ti dico che sei molto vicino a dove è successo. Vabbè. Ah, ecco, perfetto. Allora, il discorso è che poi iniziano a spuntare i puntatori laser verdi di notte, soprattutto se voli con motori a pistoni, insomma, succedono di cose. Proprio l'ignoranza della gente. No, vabbè, ma capisco anche magari l'esasperazione, però arrivare a tanto può essere davvero, davvero, davvero pericoloso. Comunque. Di pazzi al mondo ce ne sono Ah, tanti. Di Pasquale, tra l'altro, non te l'ho detto, ma è lui il vincitore della maglietta di questo no, me l'ha mese. detto lui, ecco perché ho Ah, sì, collegato adesso qui Domi, non l'avevo sentito, Domenico. ok. Sì, ho visto la città che mi ha scritto Remo, ho detto, ah, siamo corregionali, siamo abbastanza vicini. Sì. Quindi, il punto è proprio questo. Quindi, ridurre compatibilmente con le possibilità il rumore. Poi si sa che i terreni vicino agli aeroporti valgono di meno, quindi è anche scelta alle persone. Però questo non significa che uno possa prendere l'MD80 che ha quei bei motori a bassissimo rapporto di bypass, cacissimi per far rumore, dare il 110% di N1, anzi lì mi sa che si andava con le PR, e vai proprio al massimo della potenza, creando un casino abnorme. Cioè non si fa. Ecco perché gli aeroporti si dotano di procedure di abbattimento del rumore, per cui le velocità sono diverse, i parametri motore sono diversi. E quindi io vado ad usare il derate, ma non è che io il derate lo uso per consumare di meno, mai, mai dire questo, perché quando io uso il derate consumo di più, perché sto più tempo in quella condizione. Oggi, vi faccio un esempio di quello che è successo, pomeriggio, sono andato a volare con un aeroplanino radiocomandato, per farvi capire un po' il discorso del derate. Questo cavolo di aeroplanino radiocomandato, personalmente lo porto a una potenza di decollo, non il massimo che posso, e questo generalmente è sufficiente. Già il 60% riesce a decollare, per farvi capire, perché comunque un modellino elettrico che andate cercando, ha tutta la potenza che vuole per decollare. Il punto è questo, che se io decollo col 60% di motore, questo si mangia 100 metri di asfalto per decollare. Quando invece io andando al 100% decollo in minor tempo, sale con delle performance molto più elevate, però fa un casino incredibile. Allora, perché io lo uso al 60%? Per una ragione molto simile a quella del noise abatement, che non ha niente a che vedere con noise abatement, perché il mio modellino se tira fuori 40 decibel è assai al massimo. Però il discorso è un altro. Perché devo sforzare il controller del motore, il motore che si riscalda, stressare il supporto del motore che poi genera la spinta dell'aereo. Se io posso andare al 60% e quindi avere delle performance degradate, però comunque salvaguardarmi un po'. E anche i motori aeronautici, se io li metto al 100%, oltre il 100%, beh, pensate che sia come, cioè fare
100 decolli al 90%, non è come fare 100 decolli al 100%. Qualcuno diceva anche per la vita dei motori. Assolutamente sì. Vabbè che oggi i motori sono quasi tutti in leasing, però quando li devi cambiare, li devi cambiare. E quindi costa. Costa. Io il mio motore elettrico, se si rompe il supporto, mi costa, perché ho dovuto sfiammare il motore per forza. Ecco perché. Prendete questo esempio per comprendere. Io non posso decollare con la spinta massima. Ecco perché alcune volte uno dice: ma sì, ho 4 km di pista, sto bello tranquillo, ce la faccio tranquillamente a decollare, c'ho la V1 tranquilla, non me ne vado fuori pista se mi devo fermare. Cioè, metto il derate e vado tranquillo. E risparmio il motore, ma consumo più carburante, non tanto per il decollo quanto per la salita, chiaramente. E certo, quindi c'è tutto un compendio, eh. Poi, per esempio, non so se voi l'avete mai notato, ma decollare con i packs accesi dell'aria condizionata c'è una spinta all'aereo, senza ce n'è un'altra. Per cui alcune compagnie, io sono rimasto colpito da questa cosa, perché generalmente, salvo problemi, non si fa. La maggior parte delle compagnie fa questo che vi sto per dire, però l'ho visto fare a Volotea. Non so se è il tipo di aereo che prevede questa procedura o c'era effettivamente un problema per cui l'abbiano fatto, però quando si è allineato con la pista per venire lì a Venezia, la prima cosa che ha fatto, boom, via i pacchi dell'aria condizionata, e l'aria condizionata è andata giù per tutta la durata della spinta di decollo, fino a 2000 piedi più o meno, siamo stati con l'aria condizionata. Aspetta, non che la cosa sia stata drammatica, però, capito, queste osservazioni, però, fanno capire. Però, dico, per, se è arrivato in anticipo, atterrato in anticipo. Vabbè, sì, quello è perché è un altro brutto vizio delle compagnie, per pararsi. Dicono, allora, mediamente quest'aereo atterra alle 8, tu scrivi le 8 e un quarto, che non si sa mai. E lo faccio anch'io. Appunto, è così. Quindi anche questo rientra nel calcolo delle performance. Guardate che lo spillamento di aria dai motori per l'aria condizionata non è poco, non è per niente poco. Quindi è necessario per la pressurizzazione e tutto il resto. Ma toglie? Taglia parecchia spinta. Quindi in decollo, quelli di Volotea magari dicono: senti, sai che c'è? Magari togliamo l'aria condizionata. Beh, sto facendo un caso ipotetico, non è detto che sia così, ripeto. Magari il 717 c'è la procedura, dice: stacca i pacchi al decollo. Sai che c'è? Quanta spinta perdiamo? Il 3%? Magari togliamo i pacchi e diamo il 3% di meno. Meno usura del motore, meno consumi. Magari ti mangi un po' più di pista. Anzi, no, la spinta è comunque quella. La mia domanda è scritto, sì, su una checklist, nel senso che quando vedo PAX as required, cioè voglio dire, non tutti lo fanno di spegnere i pacchi al decollo, cioè sì. As required vuol dire che se la compagnia ha una policy di spegnimento dei pacchi, oppure che ne so, in quelle condizioni atmosferiche si vede che lo spillamento per l'aria condizionata è troppo alto, e tu i pacchi li spegni anche se normalmente non lo fai. Okay. Che so, condizioni di altitudine, di densità elevata, che so, decollo da Città del Messico nell'anno più caldo della storia, i motori spingeranno pochissimo, magari togliere i pacchi mi dà quella spinta in più. Quella spinta in più. Giusto. Comunque, per chi non dovesse sapere che cosa sono i pacchi, i PAX, traduzione brutale in italiano, è praticamente, per farla molto semplice, sono le linee, tra virgolette, di spillamento, cioè di rimozione di parte dell'aria del compressore dei motori, per avere l'aria condizionata in cabina. L'aria condizionata intendo l'aria che esce dalle bocchette, quindi accendere quelli significa togliere aria dal motore. Togliere aria dal compressore vuol dire che il motore gira più blandamente. Ecco perché si spengono quando si accendono i motori. Per notizia, nel 717 nella checklist prima del decollo non parla dei PAX, solamente dopo l'after start
Dice air conditioning panel set, l'unico punto in cui parla prima del decollo Però attenzione, dei perché CAS. ricordate sempre che ci sono le SOP, le standard operation, che quelle sono di compagnia, non sono date da Sì, chi ha infatti costruito parlo in l'aereo. generale del costruttore, diciamo, non è che non sto parlando di una compagnia specifica, io sto parlando così, quindi set 1-7 in generale, le procedure generali, tra virgolette. Perfetto. Magari l'apice di Volotea è. Abbiamo visto che questo ci porta a un risparmio medio di, che vi devo dire, 100 euro a volo. Ah, perché no? Dai, su 100 voli sono 10.000 euro, ma li porto a casa. Cioè, sto facendo più di ipotetico, chiaramente. E il 787 con i Esatto. motori elettrici. Ottima domanda. Il 787. Allora, io ho viaggiato col 787 e vi dico la verità, è successa la stessa cosa. In decollo i pacchi di condizionamento erano tutti spenti. Ma io penso che lì sia un problema differente, però. Non è un problema di perdita di potenza dei motori, ma credo che in una fase così critica come quella del decollo, probabilmente abbiano fatto una valutazione dicendo se perdiamo un generatore durante il decollo, e il decollo è una fase critica, magari con un solo generatore tutto sto ambaradam di aria ci può creare un problema. Allora noi precauzionalmente la spegniamo, no? E poi la riaccendiamo subito dopo. Può essere nell'idea, poi ripeto, tutto può essere. Non ho idea del perché, ancora di più del 787 che conosco solo vagamente come aereo. Ma magari nella checklist c'era qualcosa in merito. Però mi ricordo nettamente che anche lì Beh, te ne è stata accorgi spenta l'aria quando condizionata. spengono Sì, anche io. quando spengono Sì, l'aria cala in condizionata. silenzio. Sì, cala il silenzio. Anche io ci ho viaggiato e durante il decollo mi sembra di ricordare che inizialmente, diciamo, sono stati spenti, però durante la corsa di decollo, verso la V1 più o meno, anzi verso la Sono rotazione, ritornati su? pensiamo, sono ritornati su, esatto. Forse è un'impostazione tipo auto, tra virgolette, e se la vede l'aereo a fare. Non lo so, ma Ma vediamo rifà un lui. attimo. Allora, un Comunque attimo. c'è l'imposta. Nel 737 non ricordo se c'è auto, però in qualcuno c'è auto, i PAX auto. No, ma quello è sul flusso, generalmente, quella cosa che dici tu. Ah, ok. Allora, un attimo. Magari sul 787 proprio cambia l'impostazione, cioè spenti, accesi. Allora, fatemi dare un occhio all'overhead. Ok, nel frattempo che tu dai l'occhio all'overhead, la domanda nasce spontanea, visto che Vai. c'è qualcuno che potrebbe rispondere. E con gli Airbus come funziona? Potrebbe? Ah no, c'è auto. Praticamente i pack del 787 c'hanno o auto o off. Aspettate che ve lo spiego pure che cosa fa auto. Comunque, il 320. E qui non vi so aiutare. Ma c'è qualcuno che... Sì, c'è qualcuno che può. Ma sta facendo... Vai. Sta facendo muto? No, Fa il no, vago. sto ascoltando Fa il vago. tranquillamente. Sì. Generalmente, senza parlare di compagnia specifica, generalmente, in Sì. linea di massima, come funziona con un Airbus A320? Si adatta allo stesso sistema o durante il decollo spenge i PAX o no? Sì, esattamente, viene fatta nella before takeoff checklist below the line e praticamente vengono messi i pacchi su off. Di solito si fa il rullaggio con un pacco solo, comunque per motivi di costo, perché comunque avere tutti e due i pacchi accesi costa perché ovviamente incide sul consumo di carburante alla fine. E una volta che, quindi se ne usa uno solo durante la fase di rullaggio, l'aereo viene lasciato in quella configurazione durante il turnaround. Una volta che praticamente sull'Airbus è più automatico, quindi non hai le valve, l'isolation valve come sul 737 che devi chiudere o aprire, perché quando vai giù sul pedestal dietro le manette dell'Airbus e giri l'engine mode selector su start, lui praticamente chiude le valvole comunque dei pacchi, di fatto chiude quelle delle bleed dai motori.
Una volta che poi hai acceso e la rimetti sul normal, ovviamente riapre e di conseguenza i motori vanno nella configurazione normale per il rullaggio e il pacco che viene utilizzato. La regola generale è motore funzionante, pacco funzionante. Di fatto noi facciamo così. Ci sono tanti altri che lo fanno perché ovviamente poi dipende da sull'Airbus sta un fatto molto particolare, dove stanno i freni, se sul sistema idraulico verde o sul giallo. Stando sul giallo possiamo accendere l'uno ed è quello che facciamo ed è quello che fanno tutti quanti per fare single engine taxi, che anche quello serve per salvare carburante. Di Con conseguenza annessa sega, giusto? come sì. No, però lì a IPTU. quel punto sì, c'è la yellow electrical pump che viene messa per evitare che funzioni la PTU. Infatti la PTU la si sente o se qualcuno si è dimenticato nella one engine taxi di accendere la yellow electrical pump su in alto, o nel momento in cui viene spenta che la pompa fa il self check e poi come inizia a partire il 2, ovviamente l'idraulico giallo, che è quello alimentato dal motore 2, dal motore di destra, ovviamente una volta che entra in pressione la PTU non deve più funzionare, infatti viene lasciata comunque in automatico. Quando si arriva al punto attesa, dopodiché il pilot flying chiama la below the line e il pilot monitoring fa la sua flow, quindi spegne i pacchi, ti accende le luci, vede se c'è bisogno dell'anti-ice, conferma il brake fan e dopodiché mette il TCAS sul TARA. I pacchi quindi vengono completamente spenti, verranno poi riaccesi una volta che si arriva a climb thrust reduction. Perché? Perché se io vado a riaccendere i pacchi prima, la spinta non cambia perché è quella che è stata settata dalla flex temperature. Cosa succede? Che se io accendo i pacchi prima aumenta l'EGT, quindi la temperatura dei gas di scarico, perché in qualche modo il motore deve fare sia lo spill d'aria per i pacchi, sia ovviamente la spinta per quello che abbiamo chiesto all'aereo di dover fare. Però generalmente sì, quasi tutti. La regola generale sulle checklist è as required. In realtà tutti quanti li spengono i pacchi, oppure, ed è quello che c'è nella overweight landing checklist, cioè se facciamo un atterraggio, un rientro immediato e siamo sopra il peso massimo di atterraggio, i pacchi o spenti o gestiti dalla PU, perché la PU si accende, come metti la bleed, quindi lo spill d'aria delle PU, ovviamente quello può alimentare i pacchi per un fatto di comfort dei passeggeri, altrimenti stanno spenti, che è un'altra considerazione anche per il go around, Stefano, ovviamente. domanda, ma con i pacchi spenti non ti si accende il master warning? No, con i pacchi spenti no, se non li accendi praticamente dopo che hai fatto climb thrust reduction e li lasci spenti, sì, ti compare l'ICAM Air e dici condition. ovviamente, e sì, ti compare air pack 1 off, air pack 2 off, ma Ok. credo, non mi ricordo dopo quanti secondi, dovrei andare a rivedermelo nell'Fcom, però ti compare, ma lì è semplicemente perché magari il carico di lavoro è successo qualcosa durante il decollo e il carico di lavoro dell'equipaggio è salito, magari perché c'è stata una virata improvvisa, l'ATC ha chiamato e il pilot monitoring si è dimenticato di rimetterle. Quando si fa in climb thrust reduction, e ovviamente si chiama thrust climb, il pilot monitoring va sull'overhead e mette i pacchi. Prima Certo. il pacco 1 e dopo i 10 secondi si mette il pacco 2. Non tutte e due nella stessa, cioè non tutte e due insieme, insomma. No, non tutte e due insieme perché altrimenti la demand dal sistema, perché sì, la stai prendendo dai motori separatamente, però da come è fatto, diciamo, proprio il sistema in sé potrebbe creare Conflitto. problemi. Sì, poi queste sono cose tecniche da ingegneri Airbus, queste non sono cose da pilota, insomma, Capito. però sui manuali c'è scritto così, noi facciamo così. Certo. Grazie mille Stefano per la spiegazione. Pasquale, allora Grazie. adesso ti giro la domanda che ha fatto Tony anche a te, quindi anche alla Boeing che sia 737 o 717 o quello che sia, se non si accendono i pack dopo un tot scatta la master caution? No, allora, la standard operation, allora, che io, almeno, che io sappia,
è Bucky su auto e le Bleed On, quindi anche, questa sta nella Before Taxi. Non si toccano più, ovviamente, salvo situazioni particolari, quindi è un as required, però almeno la procedura richiede pacchi su auto e bid on. Non so cosa cambi effettivamente. Sì, chiaramente, allora, Pasquale, quello che succede a livello subito di motore, io non so se a questo punto il simulatore, perché io quando spengo i pacchi nel 737, mm-hmm, ora può essere che anche non mi ricordo bene perché non simulo da parecchi giorni col 737 pure, non ricordo se mi viene accesa la nel recall mi viene accesa air condition. Eh sì, chiaramente sì. A me sembra, scusate, intervengo anch'io, sono anch'io anni che non simulo, se ricordo bene c'è una memo call di packs off se vengono spenti manualmente. Nel 737 non ho capito bene cosa. Mi pare che sia una memo message di packs off se vengono spenti manualmente. Sì, c'è la spia. Ci sono le due spie, uno per pacchi, uno per pacco. Se vogliamo tradurlo così. Io adesso ricordo sul 747 viene proprio un memo message. No, ma nell'ICAM, tipo l'ICAM, come nell'Airbus, dici tu. Pasquale parlava del 737. Aspetta un attimo, però il 737 non ha l'ICAM, Cioè, non vi appare su... Come nell'Airbus. Tipo sull'ICAS o sul Navigation Display. No. E secondo me sul 747 viene un ICAS di tipo memo con packs off. Almeno questo ricordavo sul 74. Sì, sul 7.4 posso confermare, sì, diciamo che è un po' più diverso dal 7.3, c'è una memo, fra virgolette, che ti ricorda che i pacchi sono off. Ma se posso parlare un attimo per esperienza personale, ovviamente sul simulatore, riguardo alla questione dei pacchi sul 737, mi era capitato una volta che li avevo dimenticati in decollo e a una certa altitudine, adesso non mi ricordo bene, è stata sui 17-18.000 piedi. Nel frattempo Pasquale credo sia crashato, quindi aspettiamo un attimo che rientra. Però, sì, perché è vero. Io nel frattempo comincio a leggere un po' di messaggi che mi erano arrivati e poi per la diretta, diciamo, approfitto. Sì, dai un'occhiata, tanto c'era anche Fabio che stava, Fabio Mastrogni che stava appunto controllando e rispondendo. Sì, Fabio, ho capito il fatto di settare il TeamSpeak solo per parlare. No, tranquillo, tutto a posto. Mi devo scusare perché comunque alla fine l'ho letto tardi il messaggio, mi dovete scusare. Nessun problema. Davide, okay. Io voglio comunque ringraziare Stefano per la risposta che ci ha dato prima, esaustiva. Sì, molto, del resto. Molto esaustiva. No, figurati, troppo... molte cose le do, e non è facile, nel senso, perché capisco che magari qualcuno non ha una conoscenza dei sistemi in profondità, ecco, quindi molte cose le do per scontato, a volte magari che ha detto, oppure no, quindi qualche cosa posso capire che magari può non essere proprio chiara, ecco. Ma io parlo per, diciamo, per esperienza mia, io di Airbus a zero, molto poco di Boeing, perché ormai non mi è arrivato, faccio maggiormente ATC, non più simulazioni. Intanto ecco Pasquale che è tornato. E sì, qualcosina di Boeing la ricordo, Airbus proprio zero, però la curiosità di sapere come funzionano queste cose è tanta, e quindi chiedo, anche se magari tante cose, come dice appunto, non capisco, la curiosità di imparare tanto. Mi sa che Pasquale ci abbandona. Ma si potrebbe approfondire. Si potrebbe tranquillamente approfondire, non ci sono problemi in questo senso. Stavamo parlando mentre voi avete 737. Come?
No, dico, stavo appunto dicendo, mentre tu eri incrasciato, ringraziavo appunto Stefano della risposta che aveva dato in merito a quel discorso là. Stava appunto Stefano spiegando che magari dà per scontato lui, mentre magari tante persone potrebbero non capire nel dettaglio quello che sta dicendo, appunto, che comunque non è che uno conosce tutto. E stavo appunto rispondendo a Stefano dicendo che io di Airbus ho esperienza zero, qualcosina di 737, ma Airbus esperienza zero, però comunque la curiosità è di capire. Poi il discorso che facciamo in macchina quella sera, no? Quando c'è curiosità, sì, di imparare e di capire i funzionamenti delle cose, vuol dire tanto. Di questo si parlava. Sì, evidente, no? Vabbè, servirebbe approfondire un po', vedere anche gli schemi dei sistemi per poterci capire qualcosa in più, perché cioè, le cose sono tante e sono articolate, chiaramente. Però, per rispondere alla domanda, allora, non c'è un indicatore che ti dica che il pack è off, il singolo pack. E per intenderci, giusto perché secondo me questo va chiarito, come spiegarvi semplicemente cos'è un pack a sto punto? Immaginatelo come una linea di condizionamento, no? Una linea sottrae, nel caso di questi aerei, chiaramente poi nel caso del 787 è un po' diverso, però la linea che sottragga dal motore e attraverso un air cycle machine lo distribuisca elaborato nella temperatura, quindi alla temperatura che vogliamo noi, praticamente le condizioni che vogliamo noi in cabina, per il beneficio della pressurizzazione e per il comfort dei passeggeri. Più penso serva una approfondimento un po' più specifico fisicamente come sono fatti questi cosi, però perché ci sono delle valvole, chiaramente ci sono delle valvole controllabili, delle valvole non controllabili, delle valvole di sicurezza, insomma lo schema è abbastanza variegato e ci si potrebbe pure soffermare. Penso che volevo evidenziare, sì, forse. Dimmi, Dome. Sì, scusami. No, penso che comunque adesso soffermarsi sui pack cambierebbe un po', diciamo, discorso dal fatto. Sì, sicuramente. Io comunque, perché... per chiarire il dubbio, no, del simulatore, ho fatto un decollo molto veloce. Subito dopo la rotazione scatta il Master Warning con R Cond nello schermo. Ricordavo bene. Subito dopo la rotazione, Ok. Occhio, ragazzi, perché i pack hanno è come dice la parola, è gestito dall'aereo auto. Voi avete High, è un altro discorso. Non è off, on e high, attenzione, per cui la logica di funzionamento, se volete, possiamo investigare tutto il resto. Però tenete presente, ripeto, questo era il messaggio che volevo passasse, ogni compagnia ha la, come diceva giustamente Stefano. Ok? Sì, per sì, me sì, va bene. Assolutamente. Ovviamente qua in simulazione non è simulata la compagnia, fra virgolette, quindi le decisioni, le soft di compagnia. È standard, presumo. Sì. Quelle sono tipiche della compagnia, insomma. Possono differire, ma chiaramente non è che si discostano di così tanto. Dipende molto da che cosa la compagnia vuole fare e quelle che sono le valutazioni che la compagnia ha fatto. Questo è tutto. Poi, sull'impianto di condizionamento, se volete, ne possiamo parlare. Non so se la prossima volta o sì, possiamo approfittare di molto specifico. Sì,
Sì, possiamo approfittare magari di una serata a parlare proprio di questo tipo di cose, perché no, no, assolutamente, visto che comunque tra l'altro sono procedure che comunque uno dovrebbe, almeno io ho avuto specialmente nei primi tempi difficoltà a capire il funzionamento, in quanto no, da che non riusciva a rimetterlo in modo, prima che riusciva a capire che era, perché appunto c'era il discorso dei pack che se non staccavo quelli non si mettesse in moto, a me personalmente farebbe piacere capire quel funzionamento di queste cose qua. Allora ne possiamo parlare, non è un problema, però non ho idea, ma qui Stefano correggimi se sbaglio. I due sistemi nella loro costituzione dovrebbero essere un po' diversi, Boeing ed Airbus, giusto? Cioè, dovrebbe essere un bel po' diversi, di condizionamento parliamo. Sì, credo di sì, insomma io non è che ho fatto grosse cose sul Boeing ovviamente, però sono, diciamo, sull'Airbus è più automatizzato, come dicevo prima, sul Boeing c'hai la regulation valve, devi regolarti ovviamente i pacchi in un certo modo, perché altrimenti non ti partono i motori, perché di fatto non hai l'aria da poter mandare all'interno della turbina e cominciare a far girare tutto. Sull'Airbus è diverso, perché c'hai l'engine mode selector che ovviamente come lo metti su start ti chiude tutto quello che non ti serve e lui manda tutta quanta la bleed dell'APU dentro. Quindi non hai più problema, non devi stare lì a selezionare cose sull'overhead, fai quello e basta. Quindi sono leggermente diversi. È più automatizzato, quello che poi fai sul Boeing in manuale lo fa come girando semplicemente un selettore sull'Airbus. Chiaro, chiaro. Se tu poi hai uno schema o se ne vuoi discutere tu, chiaramente molto volentieri, potremmo anche fare una comparazione la prossima sera, se sei d'accordo. Scusa, mi sei arrivato a tratti. No, dicevo, se tu hai uno schema, se ne vuoi discutere tu, almeno personalmente mi farebbe molto piacere, possiamo fare una comparazione anche sul conditioning dei due aerei. Sì, sì, fare, sì, se lui è disponibile e c'è la possibilità, sarebbe sì interessante paragonare le due cose magari in una sera in cui ci si entrambi. Al massimo si fa una premessa sulle varie macchine che ci sono, cioè su come funziona il condizionamento in generale a bordo degli aerei, tanto quello penso sia assolutamente sicuramente condiviso sia da Boeing che da Airbus, quindi spillamenti varie. Pasquale, scusami l'ignoranza. Air machine, umidificatore, se può essere interessante, tutto. Dimmi. Spillamenti, io non so cosa significa. Significa togliere aria dal motore, cioè prelevare più propriamente aria dal compressore, in questo caso, quindi okay. Il compressore all'interno del motore comprime l'aria per il funzionamento del motore stesso, e noi andiamo a togliere parte di questa pressione attraverso l'estrazione da una valvola. Questa pressione poi passa attraverso vari sistemi per arrivare poi in cabina. Questo okay. Si intende per spillamento, cioè noi andiamo a spillare, cioè a togliere parte della pressione dal compressore per fare. Sì, no, era proprio servizi. Grande, era proprio il termine che non sapevo, diciamo, come adattarlo nel discorso, perché io ho visto dei video che hai fatto per quanto riguarda come funzionano i motori, quindi era proprio il termine. Senti, sto verificando se in italiano esiste sto termine, penso di sì. Scusate okay. Se vi interrompo. Però in inglese spill, insomma, vuol dire la stessa cosa. Sì. Io volevo chiedere come un aereo può atterrare se perde tutti gli strumenti di navigazione e perde il contatto radio. Diciamo che è un'ipotesi notevole. Vabbè, dovresti avere degli strumenti sempre di stand-by che sono o alimentati proprio da un'altra sorgente audio, audio, ma vabbè, elettrica, o comunque
un'altra sorgente, quindi derivano, prendono la loro energia da un'altra parte, oppure sono strumenti analogici che quindi funzionano intrinsecamente anche senza la corrente, per cui almeno un po' di backup c'è. E bisogna vedere come ci si è arrivato a questa condizione. Se non hai gli strumenti di navigazione, inizia ad essere già un po' difficile, cioè se hai perso completamente gli strumenti di navigazione, non hai più modo di volare in maniera strumentale, sei un volo visuale a tutti gli effetti, cioè mi spiego, se vuoi sopravvivere devi volare visuale, ma è un'ipotesi remotissima secondo me. Sì, è un'ipotesi, tra l'altro se hai perso la radio, è accaduta a me. Dipende. Ero in un volo simulato con Giuliano, un mio collega video, e avevamo fatto una rotta da Bergamo a Londra, ero in Germania circa, e ho perso tutti gli strumenti. Tutto? Tutto. Se posso intromettermi, col PMDG l'avete fatto? Sì, col PMDG. Allora, ecco, il PMDG ha questo problema che... ogni tot di volte, non si sa secondo quale criterio, si spegne tutto. Penso allora, sia capitato un po' a tutti. Praticamente sì, so cosa, per andare proprio fuori un attimo discorso, rimanendo su quel discorso del PMDG, da quel che so io, succede che tutti i sistemi si spengono perché si utilizza una configurazione in avviamento di quelle che si vanno a fare sulle opzioni tipo cold and dark, short, long, quelle che ho default, di una versione precedente rispetto all'ultima, rispetto all'ultimo aggiornamento, da quel che so io. Difatti io avevo poi cancellato, avendo anch'io anche il PMDG 77, avevo cancellato le vecchie configurazioni, avevo ripreso una di quelle dell'ultima, dell'ultimo aggiornamento, che adesso se mi pare sono all'1.20, avevo riconfigurato in Cloud and Dark e non mi fa più questo problema. Quindi comunque è un problema di configurazione del software, sì, non sì, credo sì, esatto, sia una ipotesi probabile, esatto, che succeda nella realtà una cosa del genere. Non nella realtà, comunque si mi può ha fatto atterrare il controllore. Beh, se perdi completamente le radio e sei in un volo IFR, chiaramente ti devi portare al final point. Penso è caduto. Sì, anch'io sentivo final point. Final point, rip. Final point. Final point. Final point è caduto. È arrivato al final point e ha perso la comunicazione radio. Sì. Comunque, è molto vago il discorso, nel senso che vedi sempre da un discorso partendo da masse, pesi a decollo e quant'altro, poi sempre si sposta sempre di qualcosa. Veramente non è che si può sempre, no vabbè, ma quello che è stato sempre detto anche in tutti gli avvisi, rimanere con domande a me fa veramente tantissima sono domande personali che sono vietate, che non voglio far fare né a lui, certo, né a chi altro ha risposto questa sera. Sì, sì. Domande personali, a meno che non vogliono parlare loro, chiaramente. User entered your channel. Eccolo che è tornato. Eccolo. Sei arrivato al final point, Pasqua? Mi sa che ci è arrivato e ci è rimasto di nuovo. No, eccolo, Pasqua, ci sei? Eccomi. Sei arrivato al final point e poi hai perso la comunicazione. Scusatemi, ragazzi, il final point è arrivato al final destination invece. Dicevo, in caso di avaria radio, questa è già la seconda volta che parlo di avaria radio e se ne va TeamSpeak. Vabbè. Dillo in caso di avaria radio, voi arrivate al final point cercando di arrivarci allo stimato che avete indicato nel piano di volo, questo dice la normativa, e poi di lì seguiranno altre cose, però... Chiaramente avaria radio più avaria totale dei sistemi di navigazione, ma vedo un po' difficile, insomma. Io... Mi sentite? Sì. Sì, stiamo sentendo.
Io volevo fare una domanda. Okay. Volevo fare una domanda e poi penso che sì, ti lasciamo andare perché ti abbiamo prolungato anche oltre questa sera. C'è una domanda. No, ma scusatemi, io ho questi problemi di connessione. No, ditemi. Una cosa. Allora, innanzitutto Nunzio ti ha fatto una domanda, non so se l'hai vista, io l'ho letta in chat poco fa. Nunzio ti ha fatto una domanda e piacerebbe sapere la tua risposta. Aspetta che la vado a riprendere. Aspetta che forse la posso prendere io. No, è bugia. Quello che ha scritto è semplicemente: Pasquale, dovresti riprendere la simulazione, non saranno i veri, ma è sempre un buon assaggio. Esatto. È facile. Facile. Me la vedo molto difficile, ragazzi. Ti ha anche chiesto se sei della PMDG. Se sono della PMDG? Sì. In che senso? Se fai parte, presumo che sia... Te fai parte dello staff, anche se questo è una domanda. Sta scrivendo, nel senso che si spegne di tanto in tanto. Ah, c'era la battuta. Nel senso che come gli strumenti della PMDG si spenge anche lui. Cioè, incredibile. Un'ultima cosa, poi appunto... Senti, rispondo in maniera stupida. Ah, ecco. Allora, guardate, dicevo un'ultima cosa io e poi... La risposta stupida che potessi dare. Sì. Sì, vai. No, vai, tranquillo, finisci. No, io non devo dire niente. Mia stupida risposta. Perfetto, allora... No, una piccola domanda io riferita ad entrambi, quindi in questo caso te e Stefano, in merito a una cosa che è stata detta qualche giorno fa, che probabilmente Stefano se la sarà persa o più facilmente l'ha ignorata, ma adesso lo tiro in ballo. Non è una domanda personale, quindi tranquilli. È stata fatta un'affermazione che all'Airbus, se viene tolto il fly-by-wire e il... non ricordo il nome di... chiamiamolo joystick, non ricordo come si chiama esattamente, diventa un Boeing. Side stick, se no ora Stefano si arrabbia. Già passato tutta la serata a denigrare Boeing in maniera velata. E sto scherzando, dicendo che è tutto allora manuale. L'ha deliberatamente ignorata. Quindi com'era la domanda? Che se all'Airbus viene tolto il fly-by-way e il... come si chiama? Detto Pasquale? Il side stick. Diventa un Boeing. Non lo so, Stefano, vuoi rispondere tu? Sì, allora il fly-by-wire in realtà c'è, funziona alla grandissima, ci sono tanti altri aerei, anche Boeing, che ce l'hanno in una maniera leggermente diversa dall'Airbus in sé, perché l'Airbus ovviamente ha delle controllo e delle riconfigurazioni in caso di emergenza. Di fatto hai normal low, quindi funziona tutto quanto perfettamente, dopodiché man mano che l'Airbus purtroppo ha un piccolo problema, nel senso che molto è costruito attorno al radioaltimetro e a tutta una serie di sistemi come ad esempio l'LGCIU, Landing Gear Control Interface Unit, quindi se partono un po' sti sistemi comincia a innervosirsi l'aereo e comincia a perdere, diciamo, ad esempio le normal low, quindi perde le protezioni, che è quelle che ti permettono di teoricamente non stallare. Quindi si riconfigura da normal low a alternate low, dopodiché da lì passa, ad esempio, su alcune failure in direct low, quando abbassi il carrello. Dopodiché c'è il mechanical backup, che ovviamente è il controllo del velivolo tramite la pedaliera per quanto riguarda il rollio, perché la pedaliera ovviamente, dando imbardata, l'effetto secondario è il roll dell'imbardata e ovviamente poi c'è la trim wheel, quella che c'è accanto ai motori, il rotellone per controllare il THS, quindi il trimmable horizontal stabilizer, invece di controllare gli elevatori, controlli direttamente tutto il piano. Dimmi.
scusami se ti interrompo, di questa cosa ne avevamo già parlato, poi mi era stata detta anche da alcuni tuoi colleghi, tu la reversione completamente meccanica, solo pedaliera e trim, sì. Ma voi fate esercitazioni specifiche per questa eventualità? Cioè, hai mai provato a pilotare un Airbus solo pedaliera e trim? Sì, si può fare, al simulatore si può fare, purtroppo è quanto poi in realtà il simulatore è veritiero, perché in realtà già volare al simulatore in direct low, che sarebbe di fatto come se fosse un 737, in realtà l'aereo è, come si dice in inglese, sluggish, cioè comincia ad avere una risposta gevole, un po', esattamente, non vola bene, per il semplice fatto che se avete notato in Airbus, guardate un 737, guardate quanto è alto il timone di coda, guardate un 320, guardate un 321, quanto è alto il timone di coda, in realtà è molto più piccolo, per un semplice fatto che l'Airbus, appunto, essendo fly-by-wire... Qui ti devo interrompere un attimo, Stefano, scusami, il fly-by-wire, scusami, fly-by-wire, come sì. Cosa, intanto so cosa è, ma... Viene praticato dal pilota, è una cosa proprio che viene attivata dal pilota, oppure è un controllo il fly by wire è attivo, è sempre attivo, non è che lo puoi spegnere o meno, è semplicemente il modo di controllare il velivolo. Sul 737 hai i comandi diretti, di fatto ovviamente hai le idrauliche, però è un comando diretto. Sull'Airbus con il fly by wire ovviamente hai un input che viene filtrato da 7 computer, e dopodiché sono 2 ILAC, 2 SEC, 3 SEC, 2 FAC sarebbero, che sono tutti computer che sono in ridondanza per controllare gli elevatori, i flap, gli aileron e così via, e sono agganciati ovviamente alle varie idrauliche, in maniera che se perdi qualcosa ovviamente c'è l'altro sistema che può subentrare, è un fatto di ridondanza. Ok. Il problema qual è? Che nel momento in cui vai in direct low, quindi ad esempio, non lo so, ti sei perso, ad esempio con la dual radar failure, tutti e due radioaltimetri sull'Airbus partono, tu sei normalmente in volo, quindi l'aereo vola tranquillamente. Di fatto cosa succede? Che il side stick dell'Airbus è un G-demander, quindi non è che tu stai muovendo direttamente gli aerotorni o gli ailerons, esattamente, tu se tiri su chiedi più G all'aereo e poi lui filtra la domanda e dà un input sugli elevatori tramite i computer passano la domanda ai martinetti ovviamente e così via. Wow. Sul roll, quindi sul rollio, non hai l'estensione diretta degli ailerons, ma hai il rate of roll, cioè il ratio al quale dovresti andare. Nel momento in cui sei in direct low, perché tu stai volando normale, dopodiché sono partiti i due radioaltimetri, fai l'ICAM, fai la procedura, dopodiché succede casino. Perché? Perché quando abbassi il carrello lui va in direct low, e quando va in direct low l'ICAM ti riaggiunge che devi farti la landing distance procedure, devi aumentare la velocità, e se non lo sai ti ritrovi con sì tutto a posto, l'atterraggio lo facciamo, in realtà ti devi fare il go around perché non ci avevi pensato. Quando sei in direct low, a quel punto cosa succede? Che l'input è diretto, i computer ovviamente non danno un filtraggio, e quindi come tiri su effettivamente l'elevatore, come vai a sinistra a destra muovi gli aileron, e quindi l'aereo diventa un po' più difficile da pilotare, sempre per il fatto che comunque la sua stabilità è leggermente diversa rispetto a quella di un 737, perché ha il timone di coda che è più piccolino, perché il timone di coda che ha il trim anche su quello, ovviamente perdendo gran parte dei sistemi, ovviamente non hai la stessa manovrabilità di un 737. Il trim nell'Airbus è quel pulsantino, c'è nello side stick, c'è nel side stick? L'Airbus è auto trim, quindi auto trim. Finché sei nell'envelope di volo suo, ovvero se tu dai tutto a sinistra e arriverai fino praticamente a 67 gradi di bank angle, se tu lo lasci lui ti riporta in automatico a 33.
Allora, fino a 33 gradi tu non hai bisogno di tirare su, perché normalmente quando fai le virate hai bisogno di dare potenza e tirare sul muso per compensare la perdita di portanza. User disconnected from the channel. Nel momento in cui vai oltre i 33 gradi dovrai dargli sul muso, perché ovviamente andando a 67 sono quasi 2G, anzi sono di fatto 2G a 60 gradi, e quello è l'unico problema. Nel momento in cui tu ovviamente perdi le protezioni, perdi ovviamente una grossissima parte dei sistemi, lui non è in grado più di gestire tutte queste cose, quindi di fatto vai tu a controllare il velivolo e di conseguenza ci devi stare attento. Infatti, già in Alternate Low è possibile stallarlo l'aereo, o meglio, è chiaro che anche in normal law, se fai qualcosa, non è che il sistema è infallibile, ci mancherebbe, però ha tutta una serie di protezioni, la low speed protection e così via. Se vai se sei in normal law, lui ovviamente butta con qualsiasi, anche se le manette sono ad idle, perché lì è autotrust, lui ti spara la potenza su al massimo e ti butta giù muso. Automaticamente. Automaticamente, sì. Se sei in normal law, lui non ti fa stallare, ti tiene comunque molto vicino, ad una zona safe, Wow. Ma Stefano, tu hai detto se perdi tutti i radioaltimetri, tutte e due, abbassi il sì. carrello, diciamo tu muovi con l'idraulica, cioè il side Sì, stick è esattamente. collegato direttamente all'idraulica, il computer non filtrano. Input diretto. Cioè, tu senti il peso dell'idraulica, cioè. No, non senti il peso dell'idraulica, assolutamente no, non è così, non è che senti, perché il side stick non Il ha feedback, una. penso. Non, no, non ha nulla, il side stick è così, tu puoi, in qualsiasi situazione di volo tu non senti il peso del velivolo, perché non c'è il trim, l'aereo è autotrim in normal law. Quando sei in direct law poi, ti esce fuori sul PFD Use Manual Pitch Trim, quindi dovrai trimmare da solo utilizzando direttamente la trim wheel, quindi il rotellone vicino alle manette. Quando sei in mechanical backup diventa in rosso man pitch trim only, quindi hai soltanto il rotellone per muovere il THS, quindi tutto il Ho piano di capito. È coda quella scritta che esce orizzontale. sopra l'orizzonte artificiale, diciamo nel PFD, no? Sì, esattamente, quella. Ok. Perdi l'autotrim di fatto, e da volare è un po'. Comincia ad essere un po' complicato fare anche un ILS. A volte può sembrare facile, ma in realtà se l'aereo ovviamente ha una risposta un po' troppo repentina sui comandi, comincia a essere un po' comincia a essere divertente farsi un ILS, Beh, è magari chiaro, un con po' 20 al tutto. traverso. Quando inizia a non funzionare qualcosa, allora ti accorgi che era utile. Sì, ma è un aereo assolutamente fantastico, però ecco, non è che quando vai in direct load è come proprio un 737, è leggermente diverso, perché perdi il flight augmentation computer, sono tante cose che partono, sono sette computer di fatto, però Il 737 non rischia perché non ce li ha, quindi. no, il 737 sei già in direct load, non c'è appunto, altro. dico, non c'è questo rischio di E perderli perché non comunque ci l'altro sono. è per rispondere, non per rispondere, per dire, l'altro aereo che usa il fly by wire della Boeing è il 777, almeno da quello che Sì, leggo. anche il 787. Anche il 787, Ma in ok. No, ma configurazione scusatemi diversa. ragazzi. Io penso che. Io Penso che ti volevo faccio un attimo salutarvi. confuso. Ciao. Ah, E ciao. volevo ringraziare Ciao, io invece salutami. Neira, Ciao. Stefano e Remo e tutti. Spero che si faccia ancora questa serata e ciao a tutti. Ciao. Ciao, Stefano, assolutamente, buona grazie serata. Sicuramente. Ciao, io in seconda serata. Pasquale, Ciao, ciao. vuoi aggiungere qualcosa User tu in disconnected from your merito? channel. No, due parole. Penso che quando si parla di fly by wire si confonda il concetto, cioè. Conto è quello che diceva Stefano, giustamente, il filtraggio da parte di computer che elaborano delle informazioni e poi prendono, passami il termine, loro l'iniziativa. Però io ritengo che si sbagli alcune volte a pensare al side stick come al fly by wire, cioè
Anche una cloche, anche un volantino può essere fly by wire, questo voglio che sia chiaro. Per cui fatto che, cioè, il fly by wire vuol dire che non c'è interconnessione meccanica fra il comando e la superficie, come per esempio nel 737 ci sono cavi, valvole idrauliche, linee idrauliche e tutto il resto. Nell'Airbus, da quello che mi è stato detto, dovrebbe essere solo il timone collegato meccanicamente alla pedaliera e la trim wheel, se non erro, giusto? Anche quello è fly by wire, anche il oh signor, come si chiama? Quando facciamo la trim wheel? No, la trim wheel. Ah, il tiller. Il tiller. Anche il tiller è fly by wire, è tutto fly by wire. Anche il tiller, mamma mia. Ma cioè, quindi ruoti il tiller, diciamo, dopo 300 metri inizia a ruotare, cioè a girare, no? No, ovviamente è immediata la risposta, sto scherzando, certo. Cioè, tu non stai di fatto comandando il ruotino anteriore fisicamente. Approfitto della tua gentilezza per capire un attimo come funziona allora il mechanical backup esattamente, se tutto è servoattuato. Esattamente, è così, è l'unica cosa che ti rimane, perché la trim wheel muove il THS, che sarebbe tutto il piano di coda. E ovviamente ci sono delle valvole di isolamento nelle idrauliche, e ovviamente i computer che hanno delle doppie linee. Bisognerebbe andare a vedere di fatto l'architettura del sistema, di fatto, cosa che si può trovare dall'EFCOM. Possiamo anche darci un'occhiata qualche volta, perché così a occhio o su due piedi non è che riesco. No, ma era giusto per capire, quindi nonostante il nome mechanical, in realtà è sempre idraulica alla fine di tutto il movimento delle superfici di volo è comandato a livello idraulico, ovviamente è attuato a livello idraulico, però la domanda che viene effettuata, che poi arriva ai martinetti, quindi alla parte idraulica, viene ovviamente in realtà filtrata dai computer. Io posso tirar su quanto mi pare piace, posso buttare giù muso, posso andare a sinistra e a destra il side stick, se sono in una certa configurazione normal low, lui non mi farà andare più di una certa configurazione prevista per le protezioni che ci sono in normal low. Quindi io posso mettermi, come dicevo prima, posso mettermi tranquillamente. Allora, è qua dove si spiega tutto ciò. Cioè, nel senso, so che un simulatore non va oltre la realtà, e va bene. Però, avendo l'aggiunta della Fly Sim Labs dell'Airbus 320, che è un signor add-on, ok? Quando io piloto il 737 della PMDG, che è un altro signor add-on, io quando nel mio volantino giro nel 737 sento che sto girando qualcosa, diciamo, da idraulico, chiamiamolo così, guarda su per giù. Ma nel simulatore si riesce proprio a percepire la precisione che ha l'Airbus quando giri. Cioè, nel senso, voglio dire, quando io faccio le correzioni minime, l'Airbus lo fa con più precisione del Boeing. Correggimi se sbaglio, è così nel side stick... Sì, perché in normal low il side stick, come vi ho detto, funziona da G-demander sul piano verticale, quindi scendere e salire. Se io non lo muovo, lui mantiene un G. Infatti, quando si fa l'ILS, è scherzare, non è che si fa veramente, però qualcuno per farsi due risate ogni tanto lo fa. Anche se c'è vento, e se l'aereo funziona perfettamente, quindi sei in normal low, se tu hai ovviamente delle condizioni, magari, non so, c'è un po' di vento, magari devi correggere sul piano verticale, in realtà non lo devi muovere più di tanto. Perché? Perché essendo un G-demander, se tu lo tieni fermo quell'affare, lui mantiene un G, quindi mantiene il piano di volo di quel un G. Se sei sull'ILS, di conseguenza vedrai l'aereo che seguirà tranquillamente quel piano di un G, andando a farsi la correzione da solo, già da sé, senza doverlo stare a toccare. Certo, è chiaro,
non è che ti sfido a farti un avvicinamento, ti devo dire, soprattutto a Milano senza toccare l'alzheimer, senza toccarlo, perché però c'è qualcuno che fa a gara, vediamo quanto tempo riesco a stare senza toccarlo, ste cagate qua, insomma, qualcuno si diverte, però vabbè, sono cosette così. Sì. Sul roll, quindi sul piano laterale, è un rate of roll change, quindi praticamente se tu lo butti tutto a sinistra, lui ci avrà il massimo rate of roll, quindi è un fatto ovviamente di, non lo so, per dire 10 gradi al secondo, 15 gradi al secondo, quello che andrò a fare, quello che andrò a chiedere al velivolo. Poi in base a quello lui muoverà la superficie di volo per quello che ho chiesto. In direct low è il contrario, cioè se muovo leggermente a sinistra si alza di tanto la vettone, ed è per quello che bisogna stare attenti, diventa slackish, diventa un po' più difficile da meno reattivo, ecco, bisogna anticipare un po' di più le correzioni. Sì. La sensibilità vola praticamente. Aggiungo un'altra cosa, scusami Stefano, ora stando nel simulatore non c'entra Airbus, però ti dico una cosa che mi è stato detto, indipendentemente dall'aereo, stando nel simulatore della Dusty Fly Sim, mi è praticamente stato detto correzioni, minime correzioni. Scusami, ma nella realtà le minime correzioni esistono. Perché mi sembra strano, a volte vedo atterraggi estremi dove i piloti muovono questo, diciamo, manubrio, no, che non viene chiamato manubrio, scusami, questo yoke oppure sidestick. Sì. Allora, sul Boeing lo vedi di più perché vedi a volte dei filmati dove c'è gente magari che sta muovendo il volantino in maniera quasi disperata. Quindi bisogna stare anche un po' attenti perché si entra in quello che si chiama PIO, Pilot Induced Oscillation, cioè in realtà quando cominci a vedere che l'altro sta cominciando a combattere un po' troppo, è il caso di tornare un attimino indietro, cioè fermati un attimo, vedi l'aereo cosa sta facendo e resetta quello che conosciamo come assetto, quelli che sono i parametri, perché semplicemente diventa poi, non so se avete visto il filmato, se non ricordo male, quello era di un 707, si va a finire poi in quello che diventa il Dutch roll, tutto parte da lì, dal Pilot Induced Oscillation. No, non so cosa. Vabbè, Io se lo sinceramente vai. da ignorante non so nemmeno di che stai parlando. Lo dico Se vai, allora sinceramente. cercate su YouTube Dutch Roll, credo che era il 707, non mi ricordo No, però. ho visto un filmato del genere che uno sembra che veramente quella cloche, non lo so, No, ma se è quello penso manco di del Ryanair che atterra, che è una visuale dal basso. Sì, bravissimo, In bravissimo, realtà esatto. vi dico, quello non sta andando insomma, non sta generando oscillazioni involontarie, sta veramente combattendo con l'aereo. Tra parentesi, quello è un pilota acrobatico professionista ed è a tempo perso, poi tra l'altro, questo fa il pilota di linea e c'ha anche questa smodata passione. E se vedete che atterraggio ha tirato fuori, è una cosa impressionante. No, infatti No, lo ma non metto in dubbio ho la vericità visto. del fermato, l'ho visto anch'io, infatti, non metto in dubbio che possa essere non essere le capacità per giudicare una cosa del genere. Però appunto dico, a volte sembra che muovono quella cloche, quelle cose in quel modo che sembra veramente che pare che ci sta giocando, ci sta litigando con quell'aereo. E questo intendevo, non capisco quello, cioè posso immaginare quello, ma nei termini Ah, tecnici e che sento poi dire a te adesso, Stefano, non c'ho la più pallida idea di Remo. che stai parlando. Remo, e poi scusami Stefano, mi hanno detto che si usa il trim. Questo è vero? Cioè, nel senso che poi se usi troppo gli aileron fai vomitare, diciamo, un po' i passeggeri. Il trim serve per resettare ovviamente il punto neutro Sì, sull'assetto, diciamo. sì, di fatto, però ce l'hai sul piano verticale, sì, sui piani di coda, perché sull'Airbus è autotrim, di conseguenza se do muso giù con il sidestick lui mi segue e mi trimma direttamente quell'assetto. Sul 737 l'uso del trim è È manuale, manuale. sì. Poi, come si usa il trim? Qua entriamo Sì, qua entriamo in No, nube. no, Qui sì. cominciamo, ci sono diverse scuole di pensiero, perché c'è chi ovviamente vola l'assetto e trimma l'assetto, c'è chi trimma la spinta. Sono
diverse scuole, possiamo stare fino a domani mattina a trovare la soluzione migliore, perché 737, il modo di volare è volare per assetti, quindi power, attitude e trim, quindi segui, setti la spinta, setti l'assetto e lo trimmi, d'accordo, va bene. Sull'ILS con 737 c'è chi fa così, c'è chi mantiene l'assetto, dopodiché dando motore va a trimmare giù, perché i motori sono sotto l'aereo, quindi la coppia ti porta muso a salire, se io trimmo giù lo rimetto dove stava. Ci sono 10.000 scuole di pensiero, possiamo stare qua a parlare, ognuno ci avrà sì, minuti sì. Di là che è meglio quello che fa lui, sì. E quindi è così sull'aereo, allora, se trimmo. Pasquale, una domanda che, se non sbaglio, non vorrei dire una fesseria, ma me l'ha fatta proprio Fabio, se non ricordo male. Fabio, correggimi se mi sbaglio. Durante l'atterraggio di emergenza di Simone, lì al simulatore, esatto, io mi ricordo che, da quello che avevo visto, intervenivi su una rotella, penso per assistere il fatto che Simone stesse atterrando a trim senza del motore. Timone, sì. Quindi lo ho stato, perché infatti Fabio si chiedeva, comunque averlo tenuto dritto nonostante avesse un motore spento, dice, è stato veramente bravo. Sì, credo che sia intervenuto tu lì. Allora, diciamo che essere intervenuto così prontamente contro l'imbardata su un engine failure, esatto, per una persona che fa solo simulazione, ha detto complimenti, chapeau. Allora, no, in realtà... vi spiego, io, quando Remo mi disse fagli un engine failure, ovviamente dissi quale migliore engine failure che un IEGT, e quindi gli misi, sul simulatore c'è la possibilità di settarlo come guasto, quindi un flame out, insomma, il motore è in fiamme. Di lì in poi io non volli intervenire più di tanto, perché l'intento di Remo era quello di vedere come reagisse Simone, esatto, a un evento che non si aspettava. Esatto, l'intento mio era fargli capire che sono quelle le situazioni in cui deve imparare, soprattutto, non soltanto andare da Rabbi. No, lui aveva seguito il glide e il localizer con l'autopilota. Come sgancio l'autopilota, io gli attivai il failure e eravamo abbastanza vicini. Per evitare che lui, chiaramente, però gioco sporco, in quanto io so che sta per avvenire il fail, come vidi che lui non corresse l'imbardata, perché comunque era arrivato basso, un po' basso, quindi aveva un bel po' di motore da dare per tenere la speed, chiaramente, come dette motore, il motore, cioè successe tutto abbastanza contemporaneamente, il motore andò, partì l'avvisatore di engine fire, quindi... Siccome ipotizzavo che Simone non avesse idea di cosa fare in quel momento, partì con la memory item che in realtà non è tutta memory, non presi la checklist, non feci niente perché volevo lasciare a Simone la facoltà di fare quello che pensava, però gli dissi, lo guarda e dissi engine to in fire, lui non engine to fire, e lui mi guardò con la faccia stranita perché chiaramente non se l'aspettava. Allora vidi questo, vidi la pista, no, che se ne stava andando se ne stava andando bellamente a sinistra, allora subito piede sul timone, nel frattempo capì che forse eravamo, sì, troppo, no, infatti, vicini. Oddio, non l'ho perso Pasquale, non so se la... ok, no, e dicevo... infatti è quello che appunto avevo risposto a Fabio, dico no, io ho visto comunque Pasquale che era intervenuto per assistere, perché chiaramente non c'aveva, sì, perché il mio dubbio era, siccome avevo visto l'engine fire, mi stavo chiedendo se fosse un engine fire senza riduzione di spinta o aveva avuto un flame out il motore. No, engine off poi, perché era engine fire, quindi le GT era oltre, quindi gli feci vedere, tira su l'antincendio, quindi cut off del motore, gira sulla valvola quindi sgancia il battle antincendio e poi prosegui con un motore. Per cui in quel momento, quando vidi che l'asse pista stava scappando e tutto quanto, dissi vabbè, almeno gli trimmo il timone così lui prosegue con l'atterraggio. Poi gli abbassai la manetta del motore 2 per ricordargli che fosse quello, perché io vidi che lui muoveva l'altro, perché non aveva capito qual era dei due motori che aveva fallito.
Ma è normale, è una cosa normale, sì, no, normalissima. Sta, ma serve ad imparare appunto tutto ciò, perché ripeto, volare non è soltanto, anche nella simulazione non è soltanto andare da A a B, è anche imparare queste procedure. E poi una volta trimmato bello dritto l'aereo, gli dissi non usare il reverse all'atterraggio perché chiaramente ce ne andiamo fuori pista. E quindi... Infatti mi ricordo che tu gli chiamasti il reverse off e lui probabilmente appunto preso dall'emozione, dal panico, li stava attivando e tu gli hai detto no. Quindi io, questa anche era una cosa che io non sapevo, quindi non si attivano i reverse durante una variante. Beh, no, non è raccomandabile se non in casi estremi di pista corta. Sì, in realtà so che dipende molto dalle SOP. Ci sono alcune compagnie che chiedono un add-on reverse, perché comunque non dai spinta sul motore, ma almeno le shell si aprono. Sì. Ma infatti io quando vidi che lui afferrò con decisione le manette, gli misi la mano su, dissi piano, non dargli il full reverse, perché al massimo gli dai un idle reverse, ma... Dipende molto, però avevamo tutta la pista davanti. E con gli autobrake si faceva tranquillamente. E poi in realtà lui staccò molto tardi il pilota automatico, per cui non ebbe proprio il tempo di... cioè non c'era fisicamente il tempo anche di pensare a quello che sta succedendo, perché io non volevo dargli l'engine fail mentre aveva il pilota automatico attivo. Come lui lo staccò, pam, gli confermai il guasto ed ebbe veramente solo le ultime 3 miglia per pensare a cosa fare. Però se la cavò bene, se la cavò bene. Sì, e tra l'altro stava, se non ricordo male, a circa 1000 piedi praticamente, quindi sì, nonostante... Sì, qualcosa guarda, in questa risponde alla domanda di fabbrica, appunto, sì, è... Una curiosità mia, nella realtà, non so, io avrei pensato a un go-around in quel caso per stabilizzare il... Assolutamente sì. Ecco, perché in effetti lui era anche sotto di un dot su Glyzerop, quindi avrei pensato a un go-around. Guarda, io come mi disse Remo, l'ho lasciato fare, ma perché chiaramente... Non era quello il senso di quella prova. Non era fare quello che si fa nella realtà. Esatto, era testare lui. Però se l'è cavata bene. Io poi non intervenni più di tanto, come ho detto, perché volevo che provasse lui. Diciamo che il senso più pratico era provare la spinta simmetrica. Perché infatti poi lui, quando si vide perdere potenza, quindi perdere anche speed, lui subito distinto, chiaramente, giustamente, dette tutto motore dentro, l'unico che gli era rimasto, e si accorse dell'enorme imbardata che stava ottenendo da questa manovra. Allora gli dissi più piede, si sente nel video, dai più piede, perché è trimmato chiaramente sulla velocità, sulla VRF, quindi se lui dà motore... Va assolutamente fuori, come d'altronde si dovrebbe intravedere dal video. Però se l'è cavata sì, bene, sì, no, si vede, dire. Si vede. Sì, scusate, stato sono tornato, ho avuto anche io un mechanical backup stasera. E, nella realtà, sì, come diceva Fabio, si può fare il go around, ovviamente diventa un go around single engine. La cosa alla quale pensare ovviamente è la configurazione del velivolo, perché se io faccio il go around, poi ovviamente devo tirarmi sui flap in un certo modo, non posso avere un certo tipo di configurazione in linea di massima. Poi ogni compagnia ha delle sue procedure magari specifiche, però se il motore è safe, quindi è stato messo in condizioni di sicurezza, si può anche decidere di atterrare, perché la perdita di un motore di fatto, per quanto possa sembrare strano, in realtà non comporta una grossa problematica per quanto riguarda la frenata e magari la velocità o una configurazione estremamente particolare. Quindi si può anche pensare, però ovviamente c'è un limite, perché se la failure mi arriva durante l'ILS, diciamo che il motore voglio che sia in posizione sicura ad un limite di magari di un certo migliaio di piedi, ecco, 1000 piedi si può pensare, se non si ha il motore assicurato, anche di fare un go around. Poi lì dipende. Sì, da, no, infatti Stefano, il mio go around era più che altro perché in realtà lui... un dot sotto il Glyzero che aveva avuto già 3 call-out da GPWS, quindi in realtà era proprio a stabilire.
Sì, lì ci si può anche pensare, però ecco, se riavvista, sono tante cose da considerare, un po' una judgment call in quel caso, perché se sei in una zona di montagna, sei circondato da montagne, comincia a essere UFO che faccio go around single engine e poi mi metto magari in una situazione anche più pericolosa. Questo sono cose che vanno, diciamo, un po' fatte, coperte nel briefing e poi ovviamente un po' dall'esperienza dei piloti. Se vuoi aggiungere qualcosa così contro Boeing, era su Boeing e quindi non autotrimmava. Maledetti. Sì. Quindi andare in toga con tutto piede. Voi e i vostri aerei radiocomandati. Insomma, il trim sul radar ce l'hai sul Boeing, non è autotrim, però il Non trim è sul radar. autotrim, è andare in Ed era toga, quello che. con engine fire, engine failure. Ed era quello, se non sbaglio, che Che stavi stavo comandando tu, operando io, sì. Pasquale, giusto? Infatti, avevo visto che manovravi qualcosa di. Beh, ma tenete conto che anche sull'Airbus, comunque, al di là dell'autotrim sull'Airbus, ovviamente non è che c'è sempre comunque, perché l'engine failure che si fa ogni 6 mesi è proprio quella, l'engine failure. Sono i 3 item da dover coprire ogni 6 mesi, sono quelli di fatto, quindi engine failure after takeoff, che di fatto è la V1 cut, quindi è un V1. Perdi il motore e ovviamente devi continuare, dopodiché c'è il single engine go around e dopodiché magicamente l'istruttore ti rimette la visibilità e ti fa il single engine landing. Quindi sono quelli gli item. E all'inizio, quando c'è l'engine failure after takeoff, ci devi dare dentro di piede. Una volta che sei dentro in volo, che quindi ovviamente il blend delle control law sono entrate, quindi sei in flight mode sull'Airbus, ovviamente cominci a trimmare a mano e dopodiché metti l'autopilota. Comunque quando sei con l'autopilota hai l'autotrim, però all'inizio no, all'inizio te lo devi fare comunque da Dov'è il te. trim del timone sull'Airbus? È sempre sul pedestal? Sì, ce l'ha esattamente dietro esattamente, sul pedestal dietro, vicino al freno di parcheggio, di Ah, fatto. ok, perfetto. Dà le stesse fattezze di quello del 737, suppongo. Quello del 7.3 credo che sia Più tondo e bello. piatto. Questa è captatio benevolenza, cos'è? Quello del 7.3, aspetta, è tondo, però Sì, ed è bianco. è piatto. È tipo un cono, si alza come una torta da Esatto, contatto di esatto. vassoio. E c'è scritto rudder per C'è una sottolineare. linea al centro segnata. Esattamente, è quello, non lo ricordo un pochetto. Quello dell'Airbus invece è praticamente alto ed è piatto sui fianchi. Ah, è un knob praticamente. Sì, praticamente è fatto in quel modo lì, che se tu praticamente lo tocchi con la mano senti che sembra appunto il timone di coda. Sì, ok, chiaro. Ah, l'altro giorno leggevo proprio un articolo che alcuni componenti tipo manette, flaps e quant'altro sono fatti Di a a forma di. forma di. Sì, bravissimo, bravissimo. E questa è una cosa molto curiosa perché chi se l'aspettava che magari la forma del flap, che sai, la manetta del flap aveva veramente, cioè, ha veramente la forma dei flap dell'aereo e poi magari i due motori. Cioè, è Anche gli curiosa speed questa. Anche brake gli hanno la speed forma brake dello del speed brake. pannello. E tra l'altro, questo vi fu detto tempo fa, mi fece molto ridere. Anche le manette hanno la User in forma del your channel, motore. top Del 10. motore, sì. Sì, infatti. Che in realtà non è vero, però. Però vabbè, sì, in un certo senso, dai, Qualsiasi magari. cilindro, diciamo, Sì, avrebbe la forma del motore, però del è motore. simpatico. Sì. E tra l'altro, per disingaggiare l'autotrottle, devi ficcare le mani nei motori, insomma. Sì, Sì, infatti, infatti. esatto. Fosse reale ti ritroveresti tutta la mano. Eh sì, maciullata. Però. Questo ed comunque, altro per disattivare l'autotrottle. scusami Stefano, mi puoi dire come si chiama quella? Non riesco a scriverlo. Cioè, come si scrive Dutch roll? Sì, il filmato quello di Pasquale, penso, quello mi sa che non l'ho visto, è più moderno ovviamente perché è quello della Ryan. Quello Te del. lo mando dopo io, te lo mando per chat dopo io, Fammi un Ah, ok. favore anche a me, Remo, inviamolo anche a me. Ah, ok, grazie Pasquale. Ok.
Comunque ciao a tutti, raga, ci sono. Ciao, ciao. Sam. Ciao. Ciao. Ragazzi, io... Terrete sì, se... direi che io... chiedo questo. Direi che... Sì, dimmi. Ma avrei bisogno di andare a mangiare un boccone piccolino? No, e... no, infatti poi... ci siamo prolungati molto, è stato stupendo anche questo confronto con Stefano. No, assolutamente, anzi, io propongo di bissare. Sì, sì, perché no, volentieri. Infatti, guarda, io direi che intanto, vabbè, di chiudere qui questa serata. Ringrazio comunque tutti quelli che hanno partecipato, tutto lo staff che è qui, Luca che è mutato, grazie che ti sei unito anche tu. Grazie a Pasquale, grazie a, grazie a Stefano che comunque anche lui ha collaborato molto a questa serata. E direi di chiudere qua in la diretta intanto di Facebook. Tony, Pasquale, ti giro.